sanitari che sono alti 10 cm in più rispetto a quelli standard. Guardate, la differenza tra l'altezza di un sanitario qualsiasi e quella di un Sani Relax. Riuscirete, grazie a questi 10 cm in più, a sedervi e alzarvi con facilità e la chiusura del water è automatica e controllata. Avevo pensato a delle strutture da inserire, ma poi ho visto i sanitari Sani Relax e ho scoperto che quei 10 cm in più fanno veramente la differenza per me. Allora chiamate per informazioni, prenotate la visita gratuita di un nostro tecnico specializzato per un sopralluogo. Per voi pagamenti personalizzati e per il bagno detrazione del 50% per ristrutturazione edilizia. E ricordate, non importa quanto spendiamo, ma come spendiamo per il nostro benessere. In poco tempo avrete una nuova idea bagno fatta a regola d'arte, anche con rubinetterie Grohe e cristalli temperati trasparenti o privacy con profili in alluminio. In più in regalo un utilissimo mobile bagno, perché ci sono docce e docce, bagni e bagni, ma quelli di Italia Docce e Bagni sono speciali. Alla scoperta della misteriosa e selvaggia terra di Sandokan. In uno speciale di Aristide Malnati, la giovane reporter Giulia Belmonte si è spinta fino nella lontana Malesia, dove Salgari ha ambientato le gesta del suo eroe. Vedremo Kuala Lumpur, la capitale, tra tradizione e innovazione, villaggi di pescatori, pagode e templi colorati e soprattutto l'incanto dell'isola di Rawa, un atollo lussureggiante con spiagge bianchissime. Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Griglia di Partenza, una puntata calda perché in attesa dell'ultimo evento di questo mondiale di Formula 1 2019, un mondiale che si chiuderà domenica sulla pista di Abu Dhabi per l'ultimo Gran Premio della stagione, il 21esimo della serie. Beh, ci sono ancora tante discussioni in essere, in Ferrari praticamente non è successo assolutamente nulla e poi andremo a vedere le dichiarazioni rilasciate oggi da Leclerc. C'era il confronto Leclerc-Vettel proprio in conferenza stampa. Vettel non si è presentato perché questa notte, anzi la scorsa notte, Anna, la sua moglie, ha dato alla luce il terzo figlio di Sebastian Vettel, è un maschio, non sappiamo ancora il nome, però Sebastian. Tutti gli auguri da parte di Griglia di Partenza al campione tedesco che raggiungerà proprio in queste ore Abu Dhabi e domani sarà disponibile per il Gran Premio nelle prime prove, quindi ci arrivano queste informazioni. Avete già sentito la voce di Claudia Peroni. Claudia, non solo questo, ma è arrivata da Abu Dhabi anche la notizia che addirittura Bottas si è separato dalla moglie, che è una campionessa olimpionica. Certo, di nuoto. Non è un divorzio ufficiale, ma Bottas ha affermato che effettivamente tra loro le cose non vanno più tanto bene, quindi c'è una separazione formale. Vabbè, ma queste cose non interessano a noi sportivi certamente, interessa invece capire di che cosa parleremo questa sera. Guardate il sommario, partiremo chiaramente da Abu Dhabi, questa splendida località che ormai da tempo organizza l'ultimo Gran Premio della stagione, qui si sono disputati diversi mondiali. Sentiremo il parere di Piero Ferrari sulla Ferrari di quest'anno e poi andremo a vedere anche gli interessi della Formula
Formula 1 che stanno guardando oltre il 2020. Ritorneremo sull'episodio della Ferrari perché abbiamo messo insieme praticamente tutti i vostri pensieri, gli oltre 400 messaggi che sono arrivati, e poi parleremo di motociclismo con un protagonista assoluto di questa stagione. Parleremo del Rally di Monza, che ormai è alle porte perché è in programma proprio il 6, 7 e 8 dicembre, e termineremo con degli appuntamenti molto interessanti, quindi vi consiglio di seguirci proprio fino alla fine, perché gli ultimi appuntamenti saranno belli e toccheranno, secondo me, il cuore di molti di voi. Bene, detto questo, andiamo a presentare lo studio, con chi ne parleremo qui in studio, con chi ne potrete parlare voi, perché Ambra, la nostra regista, metterà immediatamente in onda il numero di telefono al quale potrete chiamare, ma già lo conoscete perché la settimana scorsa ci avete chiamato, anzi ci avete messaggiato in tantissimi: 7799 299, 335 7799 299. Pensate, sono arrivati quasi 500 messaggi la scorsa settimana, ce li siamo letti tutti, abbiamo fatto un po' il sunto che abbiamo messo in un servizio, ve l'ho citato nel sommario, il vostro pensiero su quanto accaduto in Brasile, che cosa dovrebbe fare la Ferrari, quali sono le colpe e di chi, secondo voi, a chi secondo voi vanno attribuite le responsabilità di quanto accaduto. Ne parleremo qui in studio con Umberto Zampelloni. Umberto, ciao, grazie, ciao, per essere di nuovo con noi. Allora, come sta andando innanzitutto il podcast che vediamo di nuovo? Guarda, qui il podcast, lo mandiamo in onda proprio in questo weekend, tra domani e domenica verranno rilasciate altre 5 puntate. Tra l'altro, in una di queste 5 puntate c'è quella che racconta l'epopea di Schumacher in Ferrari. Quindi ci sono dei nastri che ho tirato fuori dall'epoca in cui Schumacher stesso raccontava le sue emozioni quando ha vinto il primo mondiale con la Ferrari. E poi c'è il presidente Montezemolo, che avevamo intervistato insieme a Luca Dal Monte, che ci racconta come arrivò a Schumacher. Perché una cosa che non aveva mai raccontato è che il primo a contattare Schumacher per la Ferrari non fu Jean Todt, ma fu Niki Lauda. Lui dice: io mandai Niki Lauda in esplorazione a capire se Schumacher aveva intenzione di venire in Ferrari, e così nacque il primo approccio con Michael Schumacher. Bella questa cosa. E quindi da sabato? Quindi da sabato, in questo weekend, verranno rilasciati gli altri 5 episodi sulla la piattaforma, si chiama Storytel, la trovi sulle app o si trova si può scaricare l'app, e poi si può ascoltare. Il primo mese è gratuito, quindi si possono ascoltare il podcast. Bellissimo. Avete in previsione anche di andare a indagare sul 2019 in casa Ferrari? Finiremo parlando, l'ultima puntata sarà una intervista al presidente, a John Elkann, che ci racconterà il futuro della Ferrari, quindi non soltanto industriale ma anche quella legata alla stagione sportiva. Perché i nostri telespettatori hanno parlato anche di Elkann, aspettate lì perché vedrete il servizio che voi stessi ci avete confezionato. Claudio Peroni, ciao, grazie per essere nuovamente qui. Sì, no, scusa, prima mi è venuto spontaneo questo Sebastian, perché pare che il nome sia Sebastian. Nome questo del bambino. Non lo sappiamo, però ancora. Non è ancora confermato. Non è ufficiale, però questo potrebbe essere Sebastian. Questo era un po' quello che era ventilato, allora mi è venuto lo slancio di Sebastian, si chiama. Fatto così. Bene. Attenzione, Claudia, che ti ho messa vicino ad Oscar, mi raccomando. Sì, Oscar, pericolosissima Oscar stasera. Mi raccomando. È arrivato già caldo, si è acceso ulteriormente qui in studio stasera. Ciao Oscar, tutto bene? Ciao a tutti, buonasera, sono felice se c'è Claudia. Sì, lui parte sempre così, poi bisogna vedere dove arriva. Dall'altra parte abbiamo, ciao Marco buonasera, Zappa. Buonasera a tutti, grazie Gigi. Allora, vi state preparando per domenica, vero? Domenica ci stiamo preparando, stiamo tentando di corrompere anche uno speaker per il Gran Premio, mi dicono che ha certi impegni e quindi non so se sarà presente la voce di Monza. Sarebbe potete bello ritrovarvi avere tutti nel salone di piazza di Corso Venezia, di Corso Venezia, no? 43, sede dell'ACI Milano. Sono già numerosissime le iscrizioni, i posti ci sono, vi aspettiamo, perché sono stati invitati anche tutti i fans club Ferrari, quindi sarà veramente una bella atmosfera. Bello. E poi ci sarà ovviamente panettone da bere e ci scambieremo gli auguri. Quanto costa entrare? Gratuito. Con panettone, champagne, tutto. Paga la commissione velocità. Scusami, allora, a parte che ci vengo anch'io, quindi io c'è vi anche aspetto. La Claudia, però. Certo. Poi, scusa, ma non hai ancora capito che non si dice speaker. Lo dico per tutti quelli che lo dicono.
Prima di tutto Gigi Vignaldi non è lo speaker, no, ma è The Voice, quindi come lo chiamo io, prima di tutto. Il secondo, speaker sono un'altra cosa, per favore. Infatti grazie, io vengo, grazie, grazie. Infatti io pur essendo nella commissione sportiva, vengo solo se commenti tu. Ah, sì, siamo, no, un po', siamo un po', mi basta il Gran Premio d'Italia. Andiamo, lo porto io, lo farei volentieri. Ve lo porto io, Scarone, venite. Poi abbiamo un giovanissimo pilota italiano diventato quest'anno campione nella GT4, vero? Campionato italiano GT. GT4 con la Porsche Cayman GT4 MR delle B-Motor. Figlio d'arte, Sabino De Castro. Buonasera a tutti. Grazie, grazie per essere con noi Sabino. Perché abbiamo invitato Sabino? Beh, perché lo meritava, essendo campione italiano quest'anno, un titolo che si è confermato matematicamente nella pista che gli ha dato i natali, il Tempio della Velocità, perché anche lui è un monzese puro sangue come pilota, vero Sabino? Sì, è nato lì, sì, sostanzialmente, sì, ed è nato lì anche tuo padre. Sì, sì, che sì, nel mondo di GT, lui, anche tuo padre è diventato campione, sì, vero? Ha vinto tre titoli, all'epoca li gestiva Peroni, correva con la GT3 e quindi ha, diciamo, portato, cercato di portare avanti, diciamo che ho ancora qualche campionato, ancora qualcosina da recuperare, cioè come somma ne ho vinti più io con la Formula Junior, col GT, però, non è vero, però papà, io che conosco bene squisita, il suo papà, squisita, andava più forte il papà di lui. Sì. e poi abbiamo questo, vedete, questo espositore della Pata, perché la Pata ci ha portato in studio, non è ancora arrivato perché arriva da lontano e ha trovato una coda infinita, ma sarà qui sicuramente fra pochi minuti. Maximilian, ve lo ricordate? Il pilota motociclista disabile che ha gareggiato quest'anno nella 600 Superbike e sapete cosa è successo? È diventato campione italiano per questa categoria. Lo avremo qui e ci racconterà naturalmente questa stagione che lo ha visto diventare campione. Bene, però a questo punto siamo arrivati al primo servizio di questa sera. È un servizio che riguarda sì Abu Dhabi, ma fa, arrivati all'ultima gara della stagione, abbiamo fatto anche abbiamo verificato che cosa è successo, cominciamo a fare gli esami alla stagione stessa. Vediamo comunque il servizio. Abu Dhabi, ultima gara di una stagione che resterà nella storia della Formula 1 tra le più difficili da interpretare, con una Mercedes che nella parte iniziale ha cannibalizzato il mondiale con 5 doppiette consecutive, una Ferrari che ha singhiozzato fino ad agosto per poi esplodere come un razzo dal Gran Premio del Belgio, sconvolgendo improvvisamente equilibri che sembravano acquisiti e lanciando nel ristretto territorio dei predestinati il giovanissimo Charles Leclerc, autore di due successi che hanno il sapore del trionfo per la bellezza tecnica e la storicità di due piste meravigliose come Spa-Francorchamps e Monza, il Tempio della Velocità, che ha eletto re della 90esima edizione del Gran Premio d'Italia il principino monegasco. Ma se la sfida Mercedes-Ferrari era scritta fin dai test di Barcellona, la Red Bull, spinta dal motore Honda, è andata davvero molto vicina a quei 5 successi che Helmut Marko aveva previsto alla vigilia del Gran Premio d'Australia, alla faccia degli scettici e dei miscredenti. Beh, siete già tanti che ci state scrivendo, fra poco manderemo in onda anche alcuni dei vostri commenti, però partiamo da Umberto. Umberto, questa stagione quindi è stata una stagione che difficilmente potevamo immaginare esattamente come poi si è svolta, con questo dominio assoluto della Mercedes che inizialmente imprevisto. Diciamo che dopo le prime prove invernali di Barcellona io pensavo che la Ferrari quest'anno potesse farcela. Sì. Perché c'era stato
un esploit di velocità, e la macchina aveva avuto un problema di affidabilità soltanto all'ultima giornata della seconda settimana, e sembrava che la Ferrari ce la potesse fare. Poi in Australia ci siamo risvegliati con la sorpresa di ritrovare una Ferrari molto lontana. Quindi se adesso dovessi dare un voto alla Ferrari, non so se la Ferrari arriverebbe alla sufficienza. Io credo che anche paragonata a quella che è stata la stagione scorsa, dove comunque c'erano state più vittorie, dove comunque Vettel era stato in testa al campionato del mondo fino a Monza, io credo che quest'anno la Ferrari abbia fatto meno obiettivamente, perché è uscita di scena subito. Poi ha avuto dopo l'estate 3-4 Gran Premi di fila molto positivi che ci hanno riempito di entusiasmo. Vincere su piste come Spa e Monza è comunque qualcosa di molto emozionante, di molto significativo. Ci ha fatto scoprire un pilota che probabilmente rappresenta il futuro della casa di Maranello come Leclerc. Ci ha fatto capire che Vettel non è ancora da pensione, perché Vettel a Singapore si è risvegliato e ha fatto vedere di meritare di restare in Ferrari anche l'anno prossimo. Però ecco, questa prima stagione di gestione Binotto io non la vedo alla sufficienza, perché rispetto all'anno scorso c'è stato sicuramente un calo nelle, sono aumentate le pole position ma sono diminuite le vittorie, sono diminuiti i punti, il distacco dalla Mercedes è aumentato sensibilmente. La Mercedes in estate aveva praticamente già vinto il campionato del mondo, quindi questo dobbiamo tenerne conto. Poi c'è stato il risveglio post ferie estive che ci fa ben sperare per l'anno venturo, però non è ancora la Ferrari che noi sogniamo. Una Ferrari che noi sogniamo è quella che come minimo arriva a lottare fino alle ultime gare del campionato del mondo. Insomma, vi ricordo quando ci arrabbiavamo molto, quando con Claudio andavamo ai Gran Premi, ci si arrabbiava se la Ferrari perdeva il mondiale all'ultima gara. Beh, adesso è quasi un miraggio vedere una Ferrari competitiva fino all'ultima gara del campionato del mondo. È quello che ci auguriamo per il futuro, perché quest'anno alla fine poi è stata anche un'annata divertente quella della Formula 1, anche se Hamilton, certo, dopo poche gare ce l'aveva in mano. Però insomma, una Ferrari in lotta per il mondiale fino alla fine è quello che credo in Italia noi ci aspettiamo. Insomma. Ecco, se dovessi fare tu un bilancio, Claudia, di questa stagione che si chiude domenica ad Abu Dhabi? Secondo me la Ferrari ha preso tutto l'errore, è partito dai test di Barcellona, perché... Anzi, in realtà dalla stagione scorsa, perché comunque la stagione scorsa ha fatto degli sviluppi nelle ultime gare, ma quello che ha fatto pensava evidentemente fosse sufficiente. Quando la prima sessione di test hanno visto che effettivamente hanno avuto dei riscontri positivi, hanno visto una Mercedes in difficoltà, e probabilmente hanno preso sotto gamba da quel momento, cioè sono partiti in ritardo. Si sono seduti prima di partire addirittura, cioè, secondo me hanno, certo, preso sotto gamba, cioè se tu pensi, cioè non seduti no, ci mancherebbe, però la Mercedes ha sicuramente agito in maniera molto diversa, è partita in sordina per poi andare molto forte, loro sono partiti forti per poi rendendosi conto troppo tardi che gli altri erano avanti, parlo soprattutto di Mercedes. Certo. Quindi il fatto che ci abbiano messo praticamente tutta la prima parte della stagione, mm-hmm, arrivare dove poi sono arrivati dopo l'estate, è perché oltretutto i tempi di reazione, l'abbiamo visto in più di un'occasione, della Ferrari sono sempre stati molto più lenti di quelli della Mercedes, perché anche la Mercedes ha avuto dei momenti e delle gare di difficoltà dalle quali però è riuscita a riemergere velocemente. Mm-hmm. In più a questo si sono aggiunti questa forse cattiva gestione dei piloti, perché si è sbagliato a voler tenere numero uno Vettel quando invece era subito da reagire in maniera molto più tempestiva nel capire che Leclerc doveva assolutamente essere lasciato libero di agire, libero di fare, a costo di sbagliare, però probabilmente avrebbe portato qualche vittoria in più di quelle che hanno portato, tant'è vero che le pole, abbiamo viste, sono state a merito suo essenzialmente, quindi evidentemente, cioè, lui era il cavallo su cui puntare, forse anche lì è stato visto un po' troppo tardi, certo, è stata identificata un po' troppo tardi questa situazione di squadra. Quindi secondo me tutto è partito alla fine, ma non secondo me, anche secondo Vettel per esempio, secondo gli stessi piloti, probabilmente anche Binotto stesso, perché in più di un'occasione ha ammesso, in questo io chapeau, perché Binotto in più di un'occasione ha detto
abbiamo sbagliato, ha detto dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare di più, però non ha cercato in ogni modo di salvare la situazione, cioè quindi è stato tutto un cane che si rincorreva la coda, ma insomma alla fine purtroppo abbiamo visto non ha portato a un equilibrio con la Mercedes, perlomeno come dice giustamente Umberto, di poter almeno lottare fino alla fine. Oscar, Mattia Binotto proprio oggi parlando, facendo un bilancio della stagione così come abbiamo tentato di iniziare a farlo noi questa sera, ha detto: per noi della scuderia Ferrari si è trattato di un anno di rifondazione con una squadra giovane nei rispettivi ruoli. Charles al suo primo anno con noi. Per questo uno degli obiettivi 2019 era gettare le fondamenta per il futuro. Come dobbiamo interpretare le parole del team principal della Ferrari? Beh, se è convinto di quello che ha detto e non ho motivo per dubitare, vuol dire che ha capito gli errori che sono stati fatti e sa come cercare di non ripeterli, quindi sono le basi per il futuro, perché è vero che era un po' un anno zero, lui nel doppio ruolo, così come Leclerc nuovo, tutto quello che vuoi. È logico che, cioè, sì, si può vederla anche in un'ottica un pochino diversa di loro due, ma non tanto, nel senso, ok, anch'io do un'insufficienza alla squadra, ma dal punto di vista della gestione dei piloti, gli errori, le scelte, e qui non mi sono piaciuti, o meglio, salvo una volta sì e 10 no, quindi non mi sono piaciuti, mentre tecnicamente io, se do 10 e lode a Hamilton e alla Mercedes, e lode, do un 8 pieno alla Ferrari. La Ferrari mai come quest'anno ha pareggiato le pole position della Mercedes, e tu la pole non la fai se non hai un missile, perché non è che Leclerc si è inventato super e Hamilton si è rincitrullito, no, lo fai quando hai la macchina che va più forte, poi non devi sbagliare, tutto di cappello. Poi mai come quest'anno sempre si è partiti da casa convinti di poter vincere, poi delle volte invece vedi Ungheria, vedi delle suonate pazzesche perché hanno sbagliato qualcosa, ma non perché fosse sbagliata la base, il progetto, perché la macchina partiva da casa, ogni volta dicevamo che la macchina potrebbe vincere perché la macchina è velocissima, poi qualche errore di gioventù, qualche errore di affidabilità, ci sta. Se la chiave di la visione che ha Umberto Binotto del fallimento, non si chiama fallimento, dei risultati di quest'anno è quella che ha pensato lui, Binotto, ok, speriamo che abbia capito come non farli più, però ti ripeto, io non riesco a non dare una sufficienza piena dal punto di vista tecnico a questa Ferrari. Come buono Oscar stasera. No, mai è stata così vicina, mai, alla Mercedes, mai. Salvo quando... Secondo me l'anno scorso è stata più vicina anche alla Mercedes. Anche secondo me l'anno scorso. Fino a Monza è stata in testa al mondiale, è stata anche davanti alla Mercedes l'anno scorso. Quest'anno d'accordo. Ragazzi, quando... a parte i 2-3 ciucchi che hanno preso un minuto, la macchina partivamo da casa, chi di noi non avrebbe detto ok, può vincere Hamilton, ma poi in Ungheria i due mondiali erano secondo gran premio, secondo gran premio ha rotto una, come si chiama, una bobina, hanno dominato primo gran premio, andiamo via da Barcellona convinti di avere un missile, primo, secondo, doppietta, suonati che sembrava sparare sulla Croce Rossa, al secondo gran premio che non sono venuti a casa a fare chissà quali lavori, colpa di Reni, reazione, pam, Ferrari assolutamente protagonista, poi non hanno vinto, andiamo a vedere per mille motivi, perché non è piaciuta però, la gestione, ma la doppietta è stata ancora Oscar, Mercedes. Purtroppo i mondiali si vincono vincendo le gare e non facendo le pole position, chiaro. Poi troppo spesso le pole position non sono riuscite a trasformarle in vittoria, avevi la macchina più veloce ma opere sì, esatto. Box, quindi insufficienza alla gestione, ma io i colpi di Reni, conoscendo la Ferrari degli ultimi 50 anni, io mi aspettavo doppietta, quante ne ha fatte in fila la Mercedes? Mi aspettavo, finita, giriamo no, quello hai ragione, c'è stata una reazione invece straordinaria, invece ha fatto una cosa che io che da anni non vedevo in Ferrari, ho detto perché questi qui veramente sono andati a spa fortissimo. La versione dopo poi l'estate? Lasciamo non hanno però ci ha messo sei mesi. La versione dopo l'estate c'è stata. E non hanno fatto uomo. Ha messo quattro anni perché il regolamento è uguale da quattro. Quanti anni è che è uguale? Marco, aspetta, sì, sentiamo. Secondo me è un po' la stagione. Chiudiamo il giro. La stagione dei sei dei ma, cioè nel senso che andando più analiticamente nella
nell'analisi che hanno fatto, direi che le premesse iniziali, quando sono stati i test di Barcellona, erano di una macchina veramente sensazionale. Perché? Perché rispetto ancora all'anno precedente avevano provato tutte le tipologie di gomme, avevano provato in tutte le situazioni anche di passo di gara, quindi sì, ci si aspettava un anno come per dire adesso qua andiamo in Australia e dall'Australia in poi facciamo diverse doppiette. Poi giustamente, come ha detto Oscar, anticipato, in Australia è stata una situazione deleterea, anzi si pensava addirittura di avere una Ferrari a livello prestazionale una delle peggiori rispetto agli anni dell'ibrido. Bahrain, la successiva, poi dopo c'è stato un Leclerc che ha fatto una prestazione incredibile, poi sono ritornati nel baratro fino quantomeno al Gran Premio di Monte Carlo, con la pausa estiva e anche lì in maniera inaspettata, perché tutti hanno posato la penna da scrivere, loro si sono presentati con una macchina super competitiva e sembrava quasi impossibile sia a livello ingegneristico sia a livello ottimistico ribaltare una soluzione cercata, che è quella della penetrazione dell'aerodinamica, cioè dell'outwash, con ottenimento di carico aerodinamico. Loro ce l'hanno fatta, hanno studiato questa soluzione, sono andati bene per qualche gara, poi sono ritornati ancora nel baratro e nella confusione generale dei piloti. Quello che è mancato anche è inizialmente un grandissimo problema di consumo, e nessuno ne ha parlato, consumo di carburante. La Ferrari ha sempre avuto problema nella gestione, soprattutto a livello di gara, poi improvvisamente è sparito. Quindi a livello tecnico alti e bassi, quindi cose negative, cose molto negative e cose molto positive, come è successo per quanto riguarda i piloti, situazioni molto negative ma situazioni molto positive, quindi una Ferrari a due facce. Sono positivo, voglio prendere la parte positiva, se riescono a mettere insieme tutta questa parte positiva, allora l'anno prossimo possiamo aspettarci tanto dalla Ferrari. Per mettere insieme questa parte positiva però ci vuole qualcuno che veramente faccia il direttore di orchestra, secondo me ci vuole qualcuno che veramente sia al di sopra anche di Binotto in queste decisioni, o che lo aiuti In determinate decisioni, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto stampa, tifosi eccetera, cioè che dia un'immagine alla Ferrari. Poi dopo penso che Mattia sia bravissimo a gestire quelle che sono le situazioni interne. Sabino? Ma io penso che da fuori sia sempre facile parlare, tutto quello che si è visto. La Mercedes ai test aveva provato due macchine, in quei giorni di test aveva due macchine completamente differenti. Esatto. La Ferrari aveva solo una tipologia di vettura. Ricordi bene. Investimenti da fronte via di quanto impegno hanno fatto, che hanno diviso la squadra in due per sviluppare due macchine completamente diverse, certo, per poi scegliere una linea. Seconda cosa, alla seconda gara, quando Leclerc era primo, sicuramente se avesse vinto quella gara lì, tutta la stagione probabilmente avrebbe preso una piega differente. È inutile che andiamo a discutere adesso dei problemi fra i piloti. Lì è chiaro che manca probabilmente, come dice lui, una figura politica, perché Binotto non può fare tutto, cioè è un tecnico, è vero, rispettabilissimo, perché ovviamente è una figura importante, però non abbiamo più un terzetto come Schumacher, Todd o Ross Brawn, che a livello politico avevano un certo peso e riuscivano a cambiare determinate regole. C'è anche da dire una cosa, che la Ferrari si sta avvicinando adesso alla Mercedes, ma sono passati 4 anni con lo stesso regolamento, se non erro, 5 anni con lo stesso regolamento, il prossimo anno è il sesto anno. Cioè, se anche il sesto anno non riescono a essere almeno pari della Mercedes o sicuramente più forti della Mercedes, ci ha messo 6 anni. Cioè, se non si muovono con le nuove regole, perdiamo altri 6 anni. È chiaro, come dico sempre, fuori nel motorsport è sempre facile parlare, però abbiamo dei dati oggettivi che c'è qualcosa da cambiare. Ecco. Bah,
c'era qualcosa che una piccola cosa, sì. Però dopo il cambiamento tecnico avvenuto nell'estate, che hanno trovato carico davanti, che hanno trovato tutte queste cose, per via che all'inizio bisognava prendere decisioni precise, Vettel è stato sempre in qualifica più veloce di Leclerc, sempre, sempre un termine assolutista, e la Ferrari ripiombata in crisi, l'ultimo Gran Premio in qualifica era a 12 millesimi il signor Vettel, poi in gara non hanno lo stesso passo, la finestra delle gomme è sempre una cosa da cercare col lanternino, tutto quello che volete. Quindi manca qualcosa, non è la Mercedes, però secondo me prestazionalmente quest'anno è andata molto molto più forte che non mai. Certo, la mia battaglia, Umberto non veniva in trasmissione, nel 2018 potete dire, siete tutti testimoni, io ho sostenuto sempre Hamilton in Ferrari quest'anno vinceva il campionato del mondo. Anche quest'anno non lo so, perché gli errori li avrebbero fatti anche se c'era lui, non lo so. È certo che la Ferrari, a differenza della Mercedes, non ha Hamilton, e lo sappiamo, ma ha due bravi piloti, e non ha Toto Wolff, e la figura di Mattia Binotto non ha il dono dell'ubiquità, non riesce a reincarnarsi nella funzione di Toto Wolff insieme a quella del capo tecnico. Però ha fatto una gran macchina, secondo me, con qualche errore di meno eravamo qui a dire altre cose come prestazioni, magari lo perdevano lo stesso, perché quella è un'armata imbattibile, sembra, però sarebbero stati lì a giocarsela fino a ieri, tutto lì. Sì, però io non mi spiego perché con Marchionne, con Arriva Bene, con Binotto, con Raikkonen, con le Leclerc, con Vettel, cioè cambiano bene o male un po' gli uomini, sono cambiati, però la situazione è rimasta la stessa. Cioè, non, questo non riesco a capire, cioè non me lo spiego, non riesco a spiegare. Allora, parliamo anche forse di budget. Forse sono i tanti cambiamenti che creano le problematiche. Ci può stare anche quello, ci può stare anche quello, anzi, secondo me gli anni d'oro, se andiamo a vedere, sono stati gli anni della stabilità. Sono stati gli unici anni d'oro della Ferrari, almeno che ci ricordiamo di recente, ma di recente per modo di dire, insomma passato recente, ma voglio dire che mentre la Mercedes sicuramente c'è stata più stabilità, ma comunque sono cambiati anche dei piloti, perché abbiamo avuto Rosberg e poi abbiamo avuto un pilota inferiore a Rosberg, Bottas. Certo, il mondiale lo vince Hamilton. Ma sono cambiati anche però i tecnici, Alisson è arrivato da poco. I costruttori la comunque in qualche modo l'hanno vinto in due. Cioè, quindi comunque la squadra l'ha vinto. Quindi voglio dire, c'è anche un discorso di squadra, non solo di piloti, perché tu dici se Hamilton fosse la Ferrari, ma non so quanto Hamilton da solo. Cioè, secondo me Schumacher ha vinto quello che ha vinto perché dietro c'era anche Todd, Rory Byrne, Ross Brawn, cioè c'era una squadra della Madonna. Assolutamente. Cioè, sì. C'era un trio. Però, permettimi, Claudia, il dominio Mercedes 6 anni. La Ferrari non vince il mondiale da 13. Sì, sì. Quindi vuol dire che gli altri 7, poi c'erano altri competitor, scusami, altri competitor che la battevano. Prima cosa, però eravamo sempre lì a dire ma ce la giochiamo, cioè tutto quello che volete, però vi ricordo anche una piccolissima cosa: è andato via Costa dalla Ferrari, è andato in un posto a vincere, è andato via Allison, cacciato, è andato in un posto a vincere e va sul podio. Quindi è una questione di metodo, però, di amalgama, non di uomini, di metodo, perché ti ripeto, 13 anni che non vince. Ma è e la stessa cosa, Schumacher è la stessa cosa, era Jody Scheckter che non vincevano quando ha vinto Schumacher. Però quello sbaglio. Che fa, quello ok, che fa, ok, no, dobbiamo andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità, devo mantenere i tempi degli spazi. Ritorniamo tra pochissimo e ci colleghiamo anche con Abu Dhabi. Allora, abbiamo passioni diverse. Quelle di milioni di tifosi. Abbiamo una formazione unica nel suo genere. Abbiamo i colori di una notte stellata e del fuoco che arde. Siamo una squadra con un'energia unica. Unisciti a noi. Scegli A2A Energia. Passioni diverse. Un'unica energia. A2A Energia. Official Energy Partner di Inter e Milan.
È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Pampluna è perduta. Faremo tutto il possibile, ma il resto è nelle mani di Dio. E che la tua passione bruci sempre luminosa. E in questo tempo del Signore, tu possa incendiare il mondo intero. DVD disponibile in tutte le librerie. Librerie San Paolo e Paoline e su www.sanpaolostore.it. I fatti principali della politica e dell'attualità approfonditi sfogliando i giornali, da poco in edicola, titoli, articoli, editoriali delle firme più importanti, tutti gli spunti che arrivano dalla carta stampata ogni mattina dal lunedì al sabato alle 7 su Telenova. Non perdete la rassegna stampa di TV 2000. Bene, sto guardando i vostri messaggi, ce ne sono una marea. Difficile andare a cercare la domanda giusta per poi proporla chiaramente al nostro Paolo Filisetti. Ci sei, Paolo? Ci senti? Sì, ci sono, vi sento forte e chiaro da Abu Dhabi. Beh, sei chiaro anche nei nostri studi. Rimani un attimo lì perché è arrivato intanto Maximilian, che voglio salutare e ringraziare. Ciao, per essere buonasera. Arrivato. Ce l'hai fatta ad arrivare. Scusate per il ritardo. Complimenti davvero. Grazie. Per la tua stagione, perché Grazie. È stata una stagione trionfale. Sì. E se poi la telecamera riuscirà ad inquadrare tutto quello che ha portato con sé Maximilian, un'intera stagione di trionfi, di successi e un titolo di campione italiano della classe 600. Sì. Mamma mia, bello, complimenti. Grazie e mille. Bravo, molto ovviamente anche un po' di fortuna. Beh, te l'ha portata quella... griglia? Sì, esatto. Bravo. Primo anno di griglia, primo anno di titolo, va bene. Primo anno di griglia, primo titolo che arriva, chissà. Bene, bene. Con Maximilian ci faremo raccontare quello che è successo nella sua stagione, chiaramente un po' più in là. Adesso invece, come vedete alle mie spalle, abbiamo il buon Paolo Filisetti. Paolo, guarda, inizio subito con una domanda che è arrivata, e non è una sola, perché sono tante le domande di questo tipo. Allora, Giulio Vailate di Cremona, buonasera, gentilmente potete dare qualche aggiornamento sull'indagine FIA per Ferrari, Toro Rosso e Honda? Grazie Giulio per la tua domanda, ce ne sono diverse che chiedono la stessa cosa. Questa indagine FIA che è partita dal Gran Premio del Brasile, che cosa ha portato ad oggi? Ferrari, Haas e Honda. Ferrari, Haas e Honda. Guarda, non c'è nessun dato oggettivo. L'unico risultato che ha portato questa indagine è stata poi la successiva direttiva FIA, pubblicata praticamente il mercoledì successivo al Gran Premio, la 39-19, che prevede che dal 2020 venga introdotto un secondo flussometro, vale a dire appunto un secondo sensore che controlla il flusso della benzina a valle di quello precedente. Questo appunto
per evitare che ci possa essere qualsiasi ipotesi di aggiramento del regolamento, qualsiasi ipotesi di frode. Quindi dobbiamo interpretare che tutto è stato regolare? Dobbiamo interpretare che non ci sono state evidenze di irregolarità, okay. Perché poi le parti che erano state analizzate erano diciamo delle parti di condotti che partivano dal flussometro dirette verso il motore e si supponeva che potessero subire delle dilatazioni controllate apposta per incrementare la portata, però di fatto l'indagine non ha fornito nessun dato e semmai appunto l'introduzione del secondo flussometro evita che ci possa essere un gioco sulla taratura del flussometro da parte dei team, perché questo secondo flussometro, a differenza del primo, sarà esclusivamente tarato dagli uomini della FIA senza peraltro rivelare con quale frequenza verranno utilizzati, emetteranno i sensori di controllo del flusso, di conseguenza quindi sarà praticamente impossibile trovare un metodo per inserirsi tra i parametri di lettura dei due sensori. Ecco. Quindi è stata sconfessata la posizione di Verstappen e di coloro che sostenevano ciò che poi ha detto. Che sostenevano che dietro alla potenza del motore Ferrari ci fosse un gioco di questo tipo. Ok, benissimo. Allora, raccontaci di quella che è l'atmosfera lì ad Abu Dhabi. Oggi è stato il giorno delle conferenze stampa, il giorno sono emerse due famiglie, una che si è ufficialmente separata, l'altra che invece ha avuto un bimbo. Insomma, qual è l'atmosfera? Al di là delle questioni familiari. L'atmosfera, diciamo, al di fuori di quelli che sono gli aspetti puramente tecnici e di corse, quindi sono più gossipari come aspetti, abbiamo appunto Bottas che si separa da sua moglie e Sebastian Vettel, invece questa è una notizia assolutamente felice e allegra, che ha avuto il suo terzo figlio. Okay. E per questo motivo Vettel giungerà nella notte di oggi praticamente, quindi all'ultimo momento, insomma, essendo fresco padre per la terza volta. Se ne parla poco, però Bottas partirà con delle penalità, vero? Parte ultimo. Sì, assolutamente sì, però diciamo non sono quelle che hanno, come giustamente si è fatto notare, tenuto banco oggi. Semmai è stato più interessante sentire le dichiarazioni in conferenza stampa da parte di Charles Leclerc. Bravo, raccontaci. L'episodio che ha visto appunto protagonista lui e Vettel è stato chiuso in maniera assolutamente, tra virgolette, positiva da parte di Leclerc, dicendo non accadrà mai più un episodio come quello a cui avete assistito in Brasile. Effettivamente tra di noi abbiamo esagerato, anche se devo dire che siamo stati parzialmente sfortunati, perché diciamo la spinta, se così vogliamo dire, il contatto è stato minimo, ma l'angolo che avevano le due macchine è stato tale che ha portato alla rottura, al cedimento della sospensione della mia macchina, e quindi a conseguenze che poi abbiamo patito entrambi in maniera evidente con il ritiro delle due monoposto. Dice non accadrà più, ci siamo chiariti, ma soprattutto ci siamo resi conto che abbiamo entrambi esagerato. Quindi è stata una missione di colpa. Sì, comunque su quel tratto di pista ci stavano almeno altre tre macchine affiancate alle due Ferrari, quindi se la sono cercata. Sì. Esatto, ma infatti dico una missione di colpa, dicendo abbiamo esagerato. Quella parola abbiamo esagerato equivale a dire sicuramente non avremmo dovuto lottare in questa maniera, perché oserei dire che indipendentemente che sia stata innescata dalla manovra di Vettel il disastro poi finale, ugualmente ha contribuito Leclerc rimanendo sulla sua traiettoria, cercando di non spostarsi sulla sinistra, e quindi questo ha fatto sì che il contatto fosse inevitabile. Perciò abbiamo esagerato, e qui vale a dire ammetto la mia parte di colpa, così come Vettel ammette la sua parte.
Ok, senti, tecnicamente come la vedi tu lì ad Abu Dhabi? Una Mercedes, diciamo, è fuori gioco, quella di Bottas. Fuori gioco non si dice mai fino all'abbassarsi della bandiera a scacchi, però parte da troppo lontano. Troppo lontano, quindi... con una strategia peraltro sempre di una sola sosta, ed è, come ben sapete, un tracciato estremamente difficile da superare. Di conseguenza sì, tu puoi avere delle strategie particolari con le gomme, però tranne in situazioni eccezionali è abbastanza difficile scavalcare parecchie macchine che siano davanti. Mattia Binotto afferma: cercheremo di portare a casa una bella soddisfazione per i tifosi della Ferrari, non solo quelli italiani, chiaramente. Ma diciamo che la Ferrari vorrebbe... Ci sono delle concretezze? Ma guarda, la Ferrari vorrebbe sfatare, se vorremmo dire, un attimo la maledizione di Abu Dhabi, perché poi alla fine la vittoria insomma non è mai arrivata da quando c'è questa gara. Di conseguenza, onestamente, loro pensano di avere comunque una macchina competitiva. Sappiamo che su una pista di questo genere partire in prima fila, partire dalla pole sarebbe fondamentale, e quindi loro cercheranno di far valere le prestazioni che, possiamo giustamente dire, nella seconda parte della stagione non sono mai mancate per quanto riguarda la conquista della pole position, e questo diciamo è un punto di sicurezza che per la Ferrari è molto concreto qui. Ho capito. Oscar voleva farti una domanda. Paolo, delle constatazioni che ho bisogno di conferme. La temperatura che c'è e che tipo di compound ha scelto la Pirelli per questo weekend? Perché sappiamo Jaller, però sono quelle dure o quelle che era volata la Ferrari con quelle lì in qualifica? Guarda Oscar, la temperatura, come tu puoi ben immaginare, è elevata, ma soprattutto sarà elevata domani nelle prime sessioni di prove libere, così come nella terza sessione. Poi, partendo dal presupposto che sia le qualifiche sia la gara incominciano a disputarsi verso l'imbrunire, le temperature, ti dico, sono accettabili, vale a dire sulla pista certamente avremo più di 30 gradi, ma come temperatura poi ambientale avremo intorno a 27-28 al massimo, intorno a 27 gradi. A quest'ora ti dico, insomma, abbiamo superato la mezzanotte da circa un quarto d'ora, sostanzialmente ci sono 24 gradi in questo istante, ecco. Quindi, per dirti, credo che non ci saranno dei grossi problemi per quanto riguarda le temperature a livello di gara. Giustamente i team, come tu immagino sappia, tareranno bene quelle che sono le informazioni che ne trarranno domani, soprattutto dalla seconda sessione di prove, dove tu ben sai che poi viene fatta anche la simulazione di gara, ovvero quello del long run, per decidere la strategia. Allora, puoi rimanere ancora un blocco, Paolo? Sì. Perché ci sono anche domande da parte di Claudia. Fino alla tua mezzanotte e mezza. Ci proviamo, però... Ok, grazie. Prendi un caffè, Paolo, dai. Grazie. Pubblicità, pochi secondi e poi ritorniamo con Paolo. Stufati, carne, verdure, risotti, pesce, sandwich. Che delizia! Però ci vuole tanto tempo per cucinare e lavare tutto. Da ora non più. Ti presentiamo Express Cooker. Vuoi preparare uno stufato di carne con verdure? Semplicissimo, appetitoso e pronto in meno di 5 minuti. Ora prepareremo un menù completo. Innanzitutto gamberoni alla piastra con una spruzzata di vino. Chiudiamo e saranno pronti in pochi minuti. Dopo prepariamo una bistecca che, grazie alla cottura uniforme di Express Cooker, si cuocerà alla perfezione, risultando tenera e succosa. Guarda! E terminiamo con un dessert delizioso. Adagiamo la base della crostata, aggiungiamo gli spicchi di mela, una spolverata di zucchero glassato e chiudiamo. E dopo pochi minuti giriamo per una cottura perfetta. Guarda che risultato! In meno di 15 minuti abbiamo preparato un pranzo completo, grazie alla sua tecnologia che gli permette di scaldare contemporaneamente sia il fondo che la parte superiore. Express Cooker ti assicura una cottura perfetta in metà tempo. Gli alimenti si cuoceranno alla perfezione. Guarda questa carne così tenera e succosa!
Com'è difficile girare una frittata di patate in padella? Rischi che si rompa o che si attacchi. Con Express Cooker versiamo le uova con le patate fritte e la cipolla. Chiudiamo e in meno di 3 minuti avremo una frittata saporita e soffice. Grazie al suo rivestimento antiaderente, cucinerai senza che niente si attacchi. Guarda queste uova ad occhio di bue come si staccano facilmente. Nemmeno il formaggio fuso si attacca. È l'ideale per la colazione e la merenda dei più piccoli. Impazziranno per i dolcetti, le crostatine e le crepe di vari gusti che potrai prepararli. Express Cooker è totalmente portatile. Puoi portarlo dove vuoi. Il suo rivestimento è super resistente. Niente lo graffia. E si lava facilmente, passando un panno umido. Il forno a microonde non riscalda in modo uniforme. Express Cooker è l'ideale anche per scongelare perché consuma poco. Guarda questo cordon bleu come si cuoce uniformemente e quando hai finito di utilizzarlo entra dappertutto, in un cassetto, in verticale in una dispensa o in orizzontale in qualunque angolo. Riponilo in un mobiletto o tienilo sul piano da lavoro. Solo con i soldi che risparmierai in un mese non acquistando piatti precotti rientrerai della spesa fatta. Express Cooker sarà tuo al prezzo vantaggioso che vedi in sovrimpressione. Inoltre con Express Cooker puoi stufare, grigliare, gratinare, arrostire, cuocere al forno, scongelare, facendo anche attenzione alla linea. Ma non è finita! Approfitta ora di questa incredibile offerta e riceverai completamente gratis questo pratico ricettario con tante ricette deliziose e facilissime da preparare. Ma aspetta, ti raddoppieremo l'offerta! Allo stesso prezzo ti invieremo una seconda Express Cooker. Express Cooker è disponibile in due colori, rosso e verde. Scegli quello che ti piace di più. Chiama per avere informazioni o visita il nostro sito calaishop.com. Bene, eccoci nuovamente insieme, siete in tanti che state scrivendo, veramente tantissimi anche questa sera, grazie, grazie per il vostro affetto. Vado a leggere qualche messaggio nel... Frattempo Paolo è in collegamento con noi da Abu Dhabi anche per questo pezzo di trasmissione. Max, come affrontavi? Ah, Max, parlano di te, Maximilian. Ciao. Come affrontavi la curva del carro Misano? Un coraggio mostruoso alla Gilles Villeneuve. Addirittura. Il messaggio di Luca. Grazie. Bene, 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 ti hanno già riconosciuto. Poi sui capitoli invece che stiamo trattando in questo momento, buonasera, che ritorni Jean Todt, Marco da Novara, grazie Marco, ma Jean Todt non può tornare, è presidente della FIA e non potrebbe mai ritornare. Al massimo arriverà suo figlio. Al massimo potrebbe arrivare suo figlio, sì. Cosa pensate di un ritorno di Montezemolo? Assolutamente impossibile. Adesso vi rispondiamo. Allora, poi altra domanda vostra che arriva da casa, anzi considerazione per Zappa, per te Marco, chi vuole che aiuti Binotto? Elkan o Camilleri? Siamo già spacciati, Elkan pensa a fare solo i conti, poi classifica, classica mentalità FCA, va bene. Allora, ma guarda, il pensiero dei nostri telespettatori, poi vi manderò in onda il servizio, vi riconoscerete alla grande, avete dato anche dei nomi che secondo me sono condivisibili, poi vedremo se saranno condivisibili anche dagli ospiti di questa sera, dai nostri opinionisti. Per il momento abbiamo Paolo. Paolo, scusa se ti ho interrotto, grazie per essere rimasto da Abu Dhabi. C'era Oscar Berselli che mi ha guardato male perché l'ho interrotto per la pubblicità. Ma no Paolo, Oscar. In coda era la considerazione sui motori, tolto Bottas che parte là in fondo col gelataio perché mette il motore nuovo, però gli altri sono Vettel sesto Gran Premio, Hamilton settimo Gran Premio, mentre Leclerc e Verstappen mi sembra tre Gran Premi cada uno, quindi molto freschi. Qui non è una gran pista da motore, però farà anche questo qualcosa, eh? Beh, certo, assolutamente d'accordo, sì. È importante la freschezza di un motore rispetto al chilometraggio di motori, insomma, oramai al loro fine corsa. Claudia voleva farti ciao una domanda. Ciao Paolo. Sì, ciao Paolo. La mia risposta è sì al tuo messaggio. Non diciamo potete mettere in onda la risposta e non il messaggio. Scusate. Qual è il messaggio? C'è chi si separa e chi si fidanza. Non si dice, non si c'è dice. C'è chi si separa e chi si fidanza. Eh sì, perché poi Paolo, i mali pensieri... Parliamo di cose serie, visto che...
Mi sembra di cose serie. Posso dire, Gigi Vignale ogni tanto mi ricorda De Adamic quando mi diceva, da io ero in box, mi diceva: Claudia, com'è l'atmosfera alla Ferrari? Una volta mi è successo che quando me l'ha chiesto io ero un attimo a fare in bagno, a fare gli occhi dolci, aiuto, che atmosfera gli dico. Comunque, non ti chiedo l'atmosfera in Mercedes, però mi sembra di capire che in questo weekend sia previsto l'arrivo dei massimi vertici del Consiglio di Amministrazione, non solo per festeggiare, ma anche per rivedere un po' con Liberty Media il patto della Concordia. Hamilton dice no, io non mi preoccupo, tanto non succede niente, però insomma c'è stato un po' di dubbio a un certo punto che la Mercedes potesse veramente pensare di smettere. Secondo te sono solo voci o effettivamente c'era un qualcosa di vero? Ma sai, più che un dubbio, sì, potrebbe essere anche legittimo che la Mercedes stesse realmente pensando poi ad un ritiro dopo il 2020. Fondamentalmente quello che è stato chiaro ed evidente a tutti è che la Ferrari è stato il primo team ad accordarsi in maniera, oserei dire, definitiva con Liberty Media, traendone un vantaggio notevole in termini economici. Trarrà il 38% praticamente di tutti, della fetta, insomma, di guadagno, quindi è veramente tanto. Oserei dire che va a superare anche quella che era la posizione che ci godeva in precedenza, anche grazie al bonus dovuto al team più anziano di tutti, che era di 100 milioni extra all'anno. E su queste cifre fondamentalmente è chiaro che Mercedes prima di tutti ha torto il naso dicendo sì, vabbè, ma noi negli ultimi 6 anni abbiamo vinto appunto i 6 titoli mondiali e di conseguenza insomma vogliono far pesare il loro peso politico su quello che sarà il prossimo patto della Concordia. Però sul fatto che ci fosse la reale, totale intenzione di ritirarsi, questo direi di no, anche per un motivo semplice. In questo momento Mercedes è uno di quei team che di fatto non spende nulla, o meglio, certamente spende circa oltre 400 e passa milioni di euro, ma che rientrano e alla fine ha un bilancio inattivo, l'ultimo era addirittura con 40 milioni di euro di attivo. Quindi all'atto pratico a Mercedes, a fronte di quello che spende, ha circa un ritorno di oltre un miliardo di euro valutato in termini pubblicitari, quindi francamente non gli converrebbe in questo momento pensare di lasciare a breve la Formula 1. Poi certo, i cicli hanno tutti un inizio e una fine, parlo del ciclo vincente, e quindi è ovvio che loro si devono preparare ad un'ipotesi di essere protagonisti, ma non è detto che di essere i dominatori come lo sono stati in questi ultimi anni. Assolutamente. Posso ancora aggiungere una cosa? Sì. Io ho deciso di fare anch'io la Greta Thunberg italiana perché voglio assolutamente allinearmi anch'io per la sostenibilità, e una cosa che ho apprezzato tantissimo è che mi sembra di capire che sì, magari non sarà bello da un certo punto di vista, ma bello sicuramente dal punto di vista della sostenibilità, che l'anno prossimo ci sarà una riduzione, un tentativo di riduzione delle emissioni del CO2, perché sappiamo essere il problema più importante, proprio perché in questo senso, in questa direzione cercheranno di ridurre la squadra, di ridurre tutto un tipo di, evidentemente, di caratteristiche del loro modo di lavorare, di agire, per proprio per ridurre questo tipo di dispersione. Ti risulta questo? Perché l'ho visto dichiarato. Sì, ne abbiamo parlato anche 2 puntate fa. Sì, poi hanno portato i Gran Premi da 22 a 25, sì, con i voliari. Sì. Riguadagnano quello che è l'unica magra consolazione è che diciamo che i motori hanno solo una percentuale, se non sbaglio, del 14% di tutto quello che è. Certo. C'è anche Oscar che vuole aggiungere la sua. Ma no, volevo risponderle io. L'attuale power unit in Formula 1 è il motore meno inquinante al mondo. Sì.
Addirittura si è passati in 7 anni al raddoppio della potenza e la metà dei consumi. Vabbè. Raddoppio della potenza e metà dei consumi. Ma questo ci fa piacere. E questo ci fa, non solo, ed è il meno inquinante al mondo, non c'è né Euro 6 né niente. Però è chiaro che questa tendenza è anche un po' la moda, però di poter dire a un veicolo pubblicitario mondiale qual è la Formula 1, noi stiamo lavorando perché per i prossimi 5 anni vogliamo ridurre di un ulteriore 20%, questa è una cosa che fa bene a tutti, certo. Però ti ripeto, sostanzialmente, assolutamente, la Formula 1 non inquina zero. No, non inquina zero non è una cosa da dire, perché non è vero. Oscar, inquina zero un motore di Formula 1 è sbagliato, non è vero. Vabbè. Perché quell'inquinamento a zero, che non potrà mai esserci, esatto. Lo si va a calcolare dal 2020 al 2030. Paolo, ho letto bene? Sì, però adesso sì, era una risposta. Bene, diciamo, sicuramente credo che quella di Oscar volesse essere non una precisazione quantitativa sull'inquinamento zero, perché non può essere. Certamente l'idea della Formula 1 è quella di diminuire di nuovo le emissioni e aumentare le componenti rinnovabili del 20% a partire dal 2021 e per un ulteriore 20% nell'anno successivo. Che diciamo, la Formula 1 possa diventare, mantenendo comunque un motore endotermico, vale a dire a combustione, emissioni a arrivare a zero è assolutamente impossibile, perché la combustione di fatto produce CO2, altrimenti non parleremo di combustione. Però sicuramente la consapevolezza e poi l'importanza dell'essere uno sport assolutamente sotto i riflettori, che non può prescindere da una consapevolezza di quelle che sono le problematiche ambientali, è evidente. Anche ad esempio quelle che verranno ridotte saranno le plastiche utilizzate per quelli che sono tutte le pannellature delle hospitality e dei box. Quindi si cercherà di utilizzare tutto del materiale che alla fine non produca sostanzialmente scarti. Quindi è anche un'idea nei confronti della plastica, cioè plastic free deve diventare la Formula 1. Questa è un'idea che è stata appoggiata da vari piloti, primi tra tutti Vettel e nello stesso tempo anche Hamilton, che vorrei ricordare anche in maniera autonoma nel corso dell'estate, anche l'anno scorso, era andato su alcune spiagge non ben identificate comunque ad aiutare nella raccolta della plastica per appunto pulire quello che è il mare dalla plastica. Anch'io l'ho fatto. Bene, direi che è libero, sì. Lo lasciamo andare a dormire. Lo lasciamo Paolo, andare a dormire. Buonanotte. Però dacci una tua previsione, Paolo, per il Gran Premio di domenica. Sai, con Bottas fuori, con Hamilton con il motore insomma che ha un bel po' di chilometri, ma insomma dai, giochiamoci una Ferrari di nuovo, dai. Giocherei una Ferrari vincente. Vincente? Tra le due che arriva per primo al traguardo? Due Ferrari vincenti. Guarda, sarebbe bello fare una doppietta, dai. Diciamo primo e terzo, in mezzo ci mettiamo, non lo so, facciamo Vettel vincitore. Vettel poi? E poi Verstappen terzo Leclerc. Leclerc, va bene, ho messo anche questa tua classifica. Ci vediamo giovedì prossimo, Paolo. Assolutamente sì. Alla prossima e saluto di nuovo a tutti i tuoi ospiti. Oh, ciao Paolo, grazie. Ciao. Andiamo subito in pubblicità perché poi rientriamo, ci sono tanti messaggi da parte vostra e altri servizi da vedere per continuare ad analizzare questa Formula 1. Arriveremo presto al servizio che voi stessi ci avete praticamente invitato a scrivere, poi capirete di che cosa si tratta. Abbiamo passioni diverse. Quelle di milioni di tifosi. Abbiamo una formazione unica nel suo genere. Abbiamo i colori di una notte stellata e del fuoco che arde.
siamo una squadra con un'energia unica. Unisciti a noi. Scegli A2A Energia. Passioni diverse, un'unica energia. A2A Energia, official energy partner di Inter e Milan. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. La Tecnostars Formichetti opera da sempre nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Impianti dedicati con cavi in fibra ottica per portare il mondo televisivo ed internet in tutte le case. Tecnostars di Formichetti, a Milano, in via Benaco 27, zona Corso Lodi. Ah, interviene anche in caso di problemi di ricezione di telefonia cellulare. Siamo noi, siamo noi! I migliori attendisti siamo noi! È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto e della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Se sei stanco dei soliti talk show politici, allora non devi perdere Schierati. Temi di attualità e di politica trattati in modo semplice e chiaro. E tu da casa non dovrai fare altro che dire mi piace o non mi piace. E anche i politici ospiti qui in studio non dovranno fare altro che rispondere mi piace o non mi piace. Allora è tutto chiaro? Mi piace o non mi piace? Ci vediamo lunedì. Eccoci nuovamente insieme, guardate che valanga di dollari che viene risucchiata da a vortice, perché abbiamo messo questa fotografia in questo spazio, ma perché vorremmo parlare un po' dei soldi e dei problemi che circolano in Formula 1, vediamo il servizio intanto. Quanti punti interrogativi restano aperti nel mondiale di Formula 1 nonostante la fine di una stagione lunga ben 21 Gran Premi? Ci sono infatti punti di domanda che riguardano le posizioni di potere che le varie squadre pretendono a partire dal 2021. A questo proposito si sprecano le minacce di lasciare la Formula 1 da parte di Toto Wolff, che, interprete del pensiero del nuovo presidente Mercedes Ola Kallenius, pretende un trattamento paritetico a quello della Ferrari dopo aver conquistato in pista il nuovo record storico di successi consecutivi. Anche la Renault ha minacciato di lasciare la Formula 1 stanca delle brutte figure dovute alla cronica mancanza di risultati. Poi ci sono gli interrogativi sulla permanenza di Alfa Romeo oltre il 2020, ai quali dovrà rispondere la Ferrari. L'unica al momento interessata a restare sembra la Honda, galvanizzata dai successi di Verstappen, ma ancora attenta a capire come evolverà la Formula 1 dopo il 2021.
Allora Umberto, un giorno sì e un giorno anche si sente si sentono queste frasi sibilline che escono una volta dalla bocca di Toto Wolff, una volta da un responsabile della Renault, l'Alfa Romeo che naviga in acque che sono abbastanza oscure. Che cosa sta succedendo in questo momento nella Formula 1? Quali sono le trattative vere che vengono realizzate con Liberty Media in queste ore, in questi giorni? Credo che sia un po' il gioco delle parti, perché il fatto che la Ferrari abbia anticipato la firma ha messo un po' gli altri team nei guai, perché io non trovo poi del tutto corretto che la Ferrari abbia così tanti denari in più di Mercedes, in più degli altri team che comunque hanno contribuito allo sviluppo dello sport nell'ultimo periodo. È vero che se tu vai in qualsiasi circuito del mondo tu trovi tifosi della Ferrari, che la Ferrari è probabilmente l'unico team che ha tifosi in tutto il mondo, non so quanti la Mercedes, la Red Bull o la Williams ne possono avere, però che ci sia una grande disparità di trattamento tra la Ferrari e gli altri top team, forse anche se noi siamo italiani e questo ci può piacere, non mi sembra sportivamente corretto, perché credo che comunque un team che ha dominato negli ultimi anni meriti di avere un introito di un certo tipo, quindi credo che sia un gioco soprattutto di queste parti, di questo tipo. Poi a questo aggiungi il problema del settore automobilistico, che è in un momento in cui sta facendo dei grandi investimenti sull'elettrico, deve fare dei grandi investimenti per rientrare nei parametri che l'Unione Europea richiede contro l'inquinamento, e quindi dovrà tagliare da qualche parte. Però obiettivamente la Mercedes poi ti racconta che dice che non c'è nessun investimento dal punto di vista di marketing che è stato ripagato come quello fatto in Formula 1, perché la loro presenza in Formula 1 ha permesso di diffondere ancora di più il marchio Mercedes. Parlava prima Paolo, parlavamo di un milione di euro miliardo di euro di benefici dall'investimento in Formula 1. Certo, ti viene il dubbio, poi una Mercedes, tu guardi la storia e vedi che la Mercedes si è ritirata già una prima volta quando aveva vinto tutto, poi vabbè, c'era stato l'incidente di Le Mans, il più clamoroso della storia del motorismo, però adesso è difficile che la Mercedes possa vincere di più di quello che ha già vinto, insomma, ha vinto 6 mondiali di fila, prima o poi verrà il momento in cui la Mercedes perderà un campionato del mondo. Abbiamo visto nel weekend scorso che ha cominciato la sua avventura in Formula E e ha cominciato abbastanza bene, perché certo, al primo Gran Premio, E-Pri, come lo chiamano in Formula E, è andata addirittura sul podio. Però tutto lascia pensare che la Mercedes continuerà, perché il contratto di Hamilton è in discussione, perché sono state rilevate le quote di Niki Lauda che erano del 10% e la Mercedes le ha rilevate, e quindi magari ci sarà un investimento ridotto, però per adesso sta cercando di incassare da Liberty Media qualcosa di più di quello che era il preventivo di qualche settimana fa. Perché? Perché non vuole che ci sia così tanta differenza con la Ferrari, giusto? Marco? Ma non posso che sposare quello che ha detto Umberto. Io avevamo già parlato poi dei dubbi anche della permanenza della Mercedes nei futuri anni, e sono sempre più convinto di vedere un Hamilton in Ferrari il prima possibile. Quindi un possibile ritiro Mercedes lo dai possibile da qui al 2021? Ogni volta che ne parliamo cerco di capire quali possono essere le più che le motivazioni, anche gli stimoli per poter rimanere dopo il 2020. È difficile avere ancora quella fame di vittorie e aprire un altro ciclo vicente. Quindi, se diminuiscono gli stimoli in casa Mercedes, Claudia, quelli della Renault non esistono proprio. Sì, no, io volevo solo aggiungere che oltre a tutto quello che avete detto, che c'è anche il discorso dei motori, che li hanno già garantiti, se non sbaglio, fino al 2024. Sì, ma i contratti quindi, si fanno e si rompono. Sì, certo, però comunque mi sembra di capire che l'intenzione non ci sia. Assolutamente, perlomeno a breve, cioè io non credo che Hamilton in qualche modo venga lasciato a piedi nel 2021, cioè non mi sembra possibile questo. La Renault, però, ha ragione Gigi, i contratti in Formula 1 ci hanno abituato a romperli, cioè d'altra parte nasce proprio da una rottura di un contratto, quella che è stata la più grande favola della Formula 1 proprio 10 anni fa, la Brown è nata dalla rottura del contratto della Honda, che si ritirò e Ross Brown rilevò quel team e vinse, e per una sterlina rilevò quel team e vinse il campionato del mondo con Jenson Button. Quindi i contratti ci sono, ma però sappiamo che poi si possono rompere. Assolutamente sì. Il caso Renault come lo vedi, Oscar?
Il caso Renault sono un'altra Ministero del Tesoro, non è un team con un padrone, non è un team con una persona, c'è la democrazia dove tutti parlano, ognuno dice la sua, e non ne usciranno mai, perché si mischiano come un mazzo di carte, ogni tanto salta fuori Prost a fare il parafulmine e non si capisce cosa, non vinceranno mai. Quando la Renault vinceva e stradominava a suo tempo, c'era un'azienda fidelizzata, era la novità, era il turbo, era la grandeur francese, avevano mai vinto, se non da con Bugatti, che neanche francese era, un campionato del mondo in Formula 1, erano protesa tutta una nazione a vincere. Da anni non è più così, e guardate che giustamente, nonostante la presenza di Prost a capo della squadra, a maggior ragione, a maggior ragione, un altro che non rischia un euro suo, che parla, che colpa sempre gli altri, cioè lì c'è il lunedì mattina c'è a darsi la colpa l'un con l'altro, quindi non usciranno mai. È una cosa che in Formula 1 si è vista, non voglio fare nomi, già qualche anno in altre squadre. Sono riusciti a rovinare anche Ricciardo. Comunque ti dico una cosa, per quanto riguarda la Mercedes, giustamente i contratti si rompono con una facilità, io vi faccio notare una cosa, secondo me ha ragione Filisetti quando dice che è una provocazione per ottenere qualcosa, perché sì, allora dà fastidio questa cosa, questa disparità di trattamento con la Ferrari, ma non solo per quanto riguarda i 100 milioni in più, ma addirittura per questo diritto di veto a qualsiasi motivazione tecnica. La Ferrari ha il diritto di veto, cioè se ci volesse l'unanimità e la Ferrari dice no, non si fa. Quindi è questa la cosa dove loro stanno combattendo. E ricordate una cosa, se i vertici Mercedes dovessero discutere o discuteranno con Liberty Media qualsiasi cosa, non vanno certamente in un weekend di Gran Premio a Abu Dhabi a discutere con Liberty Media, sicuramente si trovano nelle sedi opportune, non in un weekend di Gran Premio con i tempi tirati, perché se smetteranno sarà per una questione politica o di immagine o di, non certo economica. Sì, però stanno lanciando dei segnali, così come Toto Wolff, che non è venuto la gara scorsa, non economica, ma perché Ferrari, per ottenere più Ferrari più e Mercedes capito, con la Formula 1 guadagnano, punto. Ma secondo me, allora, sì, il problema di Liberty, cioè se io fossi Liberty Media mi preoccuperei non tanto di tenere quelli che ho, ma che al di fuori di quelle 10 squadre non c'è più nessuno, cioè non entra nessuno, cioè secondo me la Formula 1 sarebbe un po' più appetibile se fossero almeno 26 macchine, 20 macchine, cioè cerchi sempre di tenere quei 10 team, cerchi di dare un contentino a tutti, ma di nuovi non arriva nessuno. Infatti, perché nonostante il cambio regolamentare, alla finestra non si sta affacciando nessuno. Di solito no, anche perché tu hai visto, tutti i grandi costruttori sono andati in Formula E. Esatto. Tu guardi la Formula E e praticamente, a parte gli italiani, ci sono tutti i grandi costruttori. Ci sono tutti i grandi tedeschi, mentre in Formula 1 hai soltanto la Mercedes, hai i francesi, hai i giapponesi, hai gli inglesi. Ma la Formula E non è, scusa Paola, se Claudia, tu la stai seguendo con molta professionalità, non è un po' lo specchietto per le allodole? Io sono abbastanza del tuo parere, perché in questo momento anche tutto l'investimento che viene fatto sull'auto elettrica è dovuto al fatto che le grandi case automobilistiche vogliono un po' pulirsi la coscienza dopo essere state pescate, qualcuno, soprattutto il gruppo Volkswagen, con le mani nella marmellata, per così dire, con il famoso Dieselgate, e stanno cercando di ripulirsi. Io credo che prima di arrivare a un futuro elettrico ci sarà un futuro ibrido, molto probabilmente, poi magari nelle grandi città si comincerà a viaggiare in elettrico, però da qui a vedere soltanto una mobilità elettrica, io credo che forse i nostri nipoti, non neanche i nostri figli, riusciranno a vederla. Ma si ritroverebbero di fronte a problematiche. Perché poi il problematico, tu comunque per produrre quell'energia, certo, in qualche modo la devi fare, e non è un'energia che puoi produrre in modo sostenibile soltanto con l'eolico o con altro. È uno spostare l'inquinamento dai centri delle grandi città a dove ci saranno le centrali che producono energia, però è un discorso ancora lungo e abbastanza complicato, però in questo momento tu vedi che in Formula E hai praticamente tutti tutte i grandi costruttori. Sì, sì. Però ho un dato, parlando con un team manager di una squadra importante, la Venturi, eravamo io e Beppe Gabbiani, quindi non siamo smentibili, a tu per tu, non per sentito dire, al di là che è di moda e bisogna cavalcare quella cosa lì, perché chiaramente qualcosa più a fare, come dice Claudia, però una squadra come la Venturi quest'anno, l'anno scorso, io ho parlato l'anno scorso, è di Formula E, per vincere, per aver tutto per vincere il campionato del mondo, sì, poi vince uno anche lì, 10 milioni a macchina, non
500 come la Formula 1. Quindi per le case. Quindi farete al di là che costa di più la GT3, cioè certo. Al di là che è di moda e che va cavalcato l'onda, poi 10 milioni a macchina per avere tutto per vincere. Bravo pilota, poi se non vinci vincono gli altri. Certo. Però cambia. Una domanda arrivata tra le ultime per Marco, però è unica, quindi andiamo a farla. Domanda tecnica: se le gomme sono più strette, non c'è più spettacolo, penso che la vettura sia più scorbutica, o no, Dario? Cioè si riduce l'aderenza, quindi l'impronta terra sicuramente meno aderenza c'è e teoricamente più spettacolarità c'è, nel senso che la macchina diventa più difficile da guidare, anche se abbiamo visto che con l'introduzione delle gomme con l'ultimo regolamento, quindi più larghe, alla fine lo spettacolo non è mancato. Probabilmente oltre alle gomme bisogna ragionare sul carico aerodinamico, quindi è sempre quello, perché se riduciamo l'impronta terra ma aumentiamo ancora il downforce è sempre quella coperta corta, o togliamo tutto oppure non possiamo andare avanti i piccoli cambiamenti. Bene, data anche questa risposta, andiamo in pubblicità. Quando torniamo tocca proprio a voi il servizio che ci avete chiesto di scrivere. A fra poco. Balzola piccante, non come il mio Giovanni, che di piccante anga proprio più niente. Balzola piccante, stagionato e stuzzicante, per veri intenditori. Pampluna è perduta. Faremo tutto il possibile, ma il resto è nelle mani di Dio. E che la tua passione bruci sempre luminosa. E in questo tempo del Signore, tu possa incendiare il mondo intero. DVD disponibile in tutte le librerie. Librerie San Paolo e Paoline e su www.sanpaolostore.it. La Tecnostars Formiche IT opera da sempre nel campo delle telecomunicazioni per l'installazione di impianti TV digitali terrestri e satellitari. Impianti dedicati con cavi in fibra ottica per portare il mondo televisivo e di internet in tutte le case. Tecnostars di Formichetti, a Milano, in via Benaco 27, zona Corso Lodi. Ah, interviene anche in caso di problemi di ricezione di telefonia cellulare. Siamo noi, siamo noi, i migliori antennisti siamo noi. G-Baby, crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. I video più discussi della rete, ora li puoi vedere anche in televisione. I filmati più curiosi, interessanti e spettacolari, commentati in studio da giornalisti, avvocati, artisti e politici. TV Click, i video discussi a modo nostro. I video come piacciono a te. Siamo qua. Allora, sì, qui le patatine stanno andando di moda perché c'è gente che ha fame. Va bene, allora, stavo ridendo semplicemente perché ho visto un messaggio arrivare un attimo prima che ritornassimo in onda. Ve lo voglio far vedere perché di tutte quelle che ho sentito sulla Formula E questa è la più simpatica davvero. Eccolo qua, guardate che cosa ne pensa questo signore che non si firma, però dice la Formula E è la Formula 1 dei vegani. Vero. È simpatica. Bella. È simpatica. Vero. Bene, allora, andiamo a vedere, vedete l'immagine del pubblico, naturalmente quello del Tempio della Velocità. Qualcuno ci ha scritto che il nostro Sabino De Castro è di Rho. Sì.
È di Rho? Sì, sono di Rho, beh, però... Ma agonisticamente dove no, sei nato? Questo Monza, è Monza. Sì, sì, no, qualcuno ha tenuto chiaramente, giustamente, a specificare che sei un concittadino di Rho, sì. Però come pilota è nato a Monza. Beh, diciamo... Andiamo a vedere il vostro servizio, che cosa avete commentato nella puntata scorsa dopo i fattacci del Brasile. La responsabilità del contatto tra Vettel e Leclerc appartiene tutta alla squadra. Con questo pensiero Giorgio da Bologna riepiloga i tantissimi messaggi che ci sono pervenuti la scorsa settimana e che identificano in Mattia Binotto il punto debole di questa Ferrari nella gestione dei piloti. C'è bisogno quindi di un uomo forte al muretto box, uno che sappia gestire i due piloti con la fermezza necessaria. Molti hanno individuato in Frédéric Vasseur, oggi Alfa Sauber, l'uomo giusto. Altri indicano in Andrea Adamo, attuale team manager della Hyundai, la figura ideale. Anche a livello dirigenziale i nostri telespettatori manifestano la mancanza di determinazione per una Ferrari gestita come la FCA, ovvero troppe chiacchiere. Una Ferrari che ha sostituito Marchionne con Camilleri, una Ferrari che ha un presidente che pensa più al calcio che alla squadra. Sulla responsabilità dei piloti, Vettel è il più bersagliato per la quantità di errori commessi, ma anche Leclerc ha i suoi critici, come coloro che affermano che il monegasco quest'anno avrebbe dovuto fare da spalla a Vettel e indicano la scorrettezza di Monza come la causa che ha portato i due piloti alla situazione attuale. Insomma, questo nella sostanza è il pensiero dei nostri telespettatori, ovvero dicono per quanto riguarda la squadra manca una figura, come diceva Claudia la scorsa settimana, predisposta a seguire esclusivamente i piloti in pista, che abbia il pugno di ferro e che non succedano più cose come sono accadute in Brasile, ma anche il dopo Brasile, perché come ci ha spiegato già Paolo, ma le parole di Leclerc oggi sono state non c'è nulla a riguardo, punizioni da parte della Ferrari, non c'è nulla a riguardo, io e Seb ci siamo calmati, chiamati, credo che Seb non avrebbe dovuto spostarsi a sinistra e io avrei dovuto evitarlo, le responsabilità si dividono, ora però dobbiamo andare avanti. Ma provate a immaginare la figura che la Ferrari ha fatto in Brasile con questi due signori che si sono colpiti, tra virgolette, volontariamente, perché lo dimostrano tutte le immagini. Ci vuole qualcuno in grado di, oppure no, Umberto, va bene così? Ah, io sono del parere che lì la responsabilità sia del 60% di Vettel e del 40% di Leclerc, che anche Leclerc abbia avuto le sue responsabilità. Certamente. Se tu guardi la storia della Formula 1 negli ultimi anni, vedi che per tutti i team ci sono stati dei problemi quando hai avuto due piloti che partivano alla pari, perché non dimentichiamo Senna e Prost, non dimentichiamo la Ferrari nella storia, insomma, dai tempi di Villeneuve e Pironi, ma la stessa Mercedes ha avuto dei problemi, la Williams ha perso dei campionati del mondo perché i suoi piloti andavano uno contro l'altro. Quando hai due piloti che partono più o meno alla pari, i problemi spesso si ripresentano in pista, perché poi è difficile gestire due piloti. Cioè, allora vogliamo dire che tutta colpa di Binotto, allora cos'è stata? Era tutta colpa di Ron Dennis, era tutta colpa di Frank Williams, è stata tutta colpa di Cesare Fiorio quando Mansell e Prost andarono quasi uno contro l'altro alla partenza dell'Estoril all'inizio degli anni 90. Insomma, io credo che per un team manager sia difficile gestire la situazione. La cosa migliore è stata fatta in un certo periodo della Ferrari, quando c'era una prima e una seconda guida, ma veniva stabilita dopo l'inizio del campionato del mondo, dopo 4-5 gare vedevi chi era davanti e a quel punto si puntava tutto su quel pilota. Io credo che la Ferrari per battere la Mercedes abbia bisogno di due piloti
che partano alla pari, però poi a un certo punto bisogna fare una scelta, bisogna puntare chiaramente su uno dei due, a meno che se le prime, sei gare ne vincono tre a testa, allora diventa difficile scegliere, però ben venga un fatto di questo tipo. Poi è difficile telecomandare i piloti obiettivamente, tu oggi puoi chiedere a un quattro volte campione del mondo di lasciare andare avanti Leclerc, puoi chiedere a Leclerc dopo la stagione che ha fatto di fare il secondo a Vettel l'anno però, prossimo, scusa Umberto, la trova molto difficile. Un Sebastian Vettel viene anche pagato, dicono, 40 milioni di dollari all'anno per fare il pilota della Ferrari, per fare la prima guida che poi con tutti gli errori che commette non è più prima guida, e per ricevere degli ordini in pista, perché dobbiamo mettere anche questo, no? Ecco, quello che ci potremmo chiedere in Brasile, tu avevi Leclerc che aveva montato gomme fresche, certo. Leclerc aveva una chance di poter andare, poi abbiamo visto come è finita la gara, Leclerc poteva finire sul podio. Certamente sì. Lì avresti dovuto avere il coraggio di chiedere a Vettel di lasciare passare Leclerc e di tentare Leclerc, che aveva le gomme più fresche, di andare a caccia di quel podio. Non avere però il coraggio, si tratta di fare il proprio mestiere. Sì. Perché in quel momento un team manager deve però dire, oh signori. Lì probabilmente non c'è stata purtroppo quest'anno la Ferrari ha spesso fatto degli errori di strategia, degli errori di direzione ai box, spesso sono stati fatti degli errori di questo tipo, lo abbiamo visto in altre gare. Lì è mancata la visione chiara di quello che poteva succedere in quel momento della gara. Tu avevi un pilota che aveva il ritmo migliore, che aveva le gomme più fresche, dovevi dirgli di passare. Vettel, quando si è visto quell'attacco, ha provato a reagire, ha reagito in modo sbagliato, però lì Leclerc, se avesse avuto un po' più di freddezza, probabilmente lasciava passare Vettel e lo avrebbe ripassato il giro dopo. Quindi anche lui, poi un ascoltatore ha detto che c'è stata anche un po' di sfortuna, sicuramente un po' di sfortuna c'è stata, perché quando si toccano così due macchine che vengono eliminate tutte e due, cioè è un caso su un milione. Io ne parlavo proprio lunedì dopo il Brasile con Cesare Fiore, lui mi dice guarda che secondo me lì c'è stata anche tanta sfortuna, perché quando si toccano due macchine così è difficile che poi tutte e due vadano fuori con un problema meccanico. Sì, di sfortuna ha parlato. La differenza è se te la vai a cercare o no. Loro ce la sono sicuramente andata a cercare. È solo quella la differenza. Però poi quando capita che ti tocchi, cioè è capitato anche in altri Gran Premi, che ti tocchi ruota contro ruota, il problema non succede che non assolutamente devi, nulla. Il problema è che tra due compagni di squadra non devi arrivare a quelle situazioni. Tra due compagni di squadra devi avere la freddezza, anche tu che sei dietro come Leclerc, di dire se io tengo giù, ci tocchiamo e rischio di andare fuori anch'io. Certo. Lì la colpa secondo me è di tutte e due, però non è soltanto di quell'altro, è che ha reagito al sorpasso. Ragionare a 300 all'ora quando hai veramente la vena che ti si chiude è difficile, ci vuole una persona che sia super partes al muretto, che dica in quel momento lì, che servono, come hai detto giustamente tu, gli ordini di squadra, come ci si deve comportare. Però l'ordine di squadra non lo puoi dare in quel momento lì, l'ordine di squadra deve essere deciso appena esce il box con Leclerc con le gomme fresche, dice a quell'altro, certo, lascialo andare, non puoi darlo in quel momento lì. Chi corre, ma deve esserci credo una gerarchia prima. Bravo. Cioè, all'inizio la gerarchia secondo me a un certo punto della stagione è giusto che ci sia, assolutamente, deve sennò non ne in modo fuori. Che tu hai potere di dire in quel momento lì, attenzione, le cose devono essere fatte così, non c'è Il problema è che quest'anno, quando hai provato a dare degli ordini, hai avuto un pilota che se ne è altamente fregato. È quello che fa. Non esiste. È questo che hanno avvertito da casa. Sei dipendente da Ferrari, ma non esiste. Sei corretto. Perché tu comunque, se anche sul contratto avevi scritto prima guida, in quel momento ti viene richiesto di fare una cosa, la dovresti assolutamente fare. Il grave errore di quest'anno è stato lì. Qualora fossero piloti privati, ti do ragione, ma stanno correndo per la Ferrari. Prima di tutto c'è l'immagine della Ferrari, che è ancora più importante di tutto il mondiale. Se ci fosse stato Enzo Ferrari o anche soltanto Marchionne Montezemolo, probabilmente le reazioni sarebbero state ben diverse da quelle che abbiamo avuto dopo questo Gran Premio, con Elkan che ha parlato quattro giorni dopo, ha detto di essere molto arrabbiato, ma non è che lo ha fatto sentire più di tanto, con lo stesso Binotto che ha detto i piloti non li sento neanche, li rivediamo tra qualche giorno a Maranello. Insomma lì ci voleva una presa di posizione un po' più pesante, ma certo, alla fine è la Ferrari.
la Ferrari, certo, dovrebbe essere il bene primario per i due piloti. Tu devi, l'importante è che alla fine vinca la Ferrari, non che vinca Leclerc o che vinca Vettel. È sempre stato il mantra di questa scuderia. Lì tutte e due non l'hanno capito. Adesso auguriamoci, forse, che sì, avendo perso, essendo usciti di pista tutte e due, che abbiano capito che devono correre per la Ferrari e non per se stessi. Ma non, io vorrei però sapere, non è, anche all'ultima, non è una cosa così semplice, sono piloti, cioè, sempre piloti. Dal Gran Premio del Belgio in molti ci hanno scritto, perché mi sono letto tutti questi 500 messaggi, mandateceli tutte le volte, però il nostro pubblico ha detto: dal Gran Premio del Belgio l'origine di questo duello è proprio in Belgio, quando Vettel ha aiutato Leclerc rallentando Hamilton, e per contro a Monza Leclerc ha girato le spalle a Vettel anziché aiutarlo. Secondo me in quel giro è ancora lì precedente l'inizio di questo duello, perché noi ricordiamoci l'anno scorso, quando Leclerc fu ingaggiato dalla Ferrari, gli chiesero: cosa vai a fare in Ferrari? Vado a vincere il campionato del mondo. E qualche gran premio prima a Vettel era stato chiesto chi voleva come compagno di squadra, e lui aveva detto Raikkonen. Quindi lì aveva già cominciato il duello. Poi alla seconda gara, alla prima gara di quest'anno, ricordiamoci che Leclerc non è stato ad aspettare l'ordine di scuderia ed è andato a superare il suo compagno di squadra. Quindi ha dimostrato di essere un pilota coi controfiocchi, però è un pilota che non sta tanto a sentire assolutamente di per questo che viene venuto a mancare alla squadra, come dice il nostro pubblico. Sai cosa manca? In Ferrari manca una figura come è stata Niki Lauda in Mercedes, manca un pilota di peso che possa fare da intermediario tra un Binotto, che è uno e trino, perché comunque deve occuparsi di tutto il resto, sportivo, e i due quello che un direttore io, sportivo un po' più di peso, esatto, rispetto a quello che c'è adesso, esatto, un direttore sportivo. Però io invece volevo fare un'analisi, no, della Ferrari, e se andiamo a rivedere la Ferrari negli anni anche passati, io non mi ricordo una Ferrari vincente con due galli nel pollaio, me la ricordo sempre vincente. Adesso vabbè, combinazione, mi riferisco adesso agli anni di Schumacher, comunque quando l'altro pilota era un Barrichello, era un Massa, era anche un Irvine, perché alla fine anche Irvine ha accettato più di una volta ordini di squadra, e Raikkonen, cioè probabilmente la Ferrari, cioè, a differenza della Mercedes, ha bisogno di questo tipo di configurazione, il pilota numero uno e il pilota numero due. E forse non è un caso che Mattia Binotto alla presentazione avesse volutamente e ampiamente ribadito il fatto che il pilota numero uno era Vettel. Poi questa cosa si è un po' persa per ovvi motivi, perché anche Vettel ha dimostrato sicuramente durante la stagione di non poter essere nel ruolo di pilota numero uno, perché era per aria, con la testa per aria, perché ha fatto un sacco di errori, tutto quello che vuoi. Però la Ferrari evidentemente non è in grado di gestire due piloti alla pari, che sia Binotto, che sia Fiori, o che sia, dico, per andare indietro, forse l'unico è stato Todd, ma neanche Todd, perché Todd, io me lo ricordo, è stato nell'era di Todd che sono successe in Austria. Però Todd non ha mai avuto due piloti alla pari. Non ha mai avuto due piloti alla pari, però comunque lui racconta di averli li ha sempre gestiti, e cioè ha sempre dato degli ordini di squadra belli pesanti, che Todd, però venivano anche rispettati. Anche se va detto che ai tempi di Jean Todd c'è stato un secondo pilota come Eddie Irvine, che è arrivato all'ultima gara del campionato e che non l'hanno fatto vincere, poteva vincere il campionato, certo, del mondo, no, poi quel campionato del mondo non l'ha vinto, non soltanto per un pistol prolungato, era in lotta per il mondiale fino all'ultima gara, lì si è visto guida. Todd il direttore sportivo che prendeva in mano il team principal vero. Oscar, ti vedo calmo, tranquillo, sereno. Volete che vi dica? Io le cose che sta dicendo Umberto. Ma manca questo direttore sportivo alla Ferrari? Io credo che qualcuno. Ci hanno indicato qualcuno Vasseur, che ci sta ascoltando. Ci hanno indicato Adamo. Io, qualcuno che ci sta ascoltando, credo che sia un affezionato nostro ascoltatore, sì? e che ci senta più giovedì. Io le cose che sta dicendo Umberto le sto dicendo da sei mesi. Sei mesi, ogni qualvolta. Parola per parola. Allora, intanto,
in Ferrari non c'è un padrone, e quando non c'è un padrone ci vuole un capo che abbia autorevolezza e l'autorità per farla valere. Qui invece assolutamente proviamo a consigliarne uno alla Ferrari. Autorità e autorevolezza, prima cosa, perché continuiamo a nominare. Chi c'è oggi sul continuiamo campo? A nominare Prost, Senna, Prost, Senna. Questi signori hanno vinto 15 Gran Premi su 16 in un anno e il 16esimo per un malaugurato incidente. E quando l'hanno fatta a ruotate fra di loro, era l'ultima gara in una chicane dove si giocavano il campionato del mondo. Adesso l'ha fatta la porcheria io, l'anno dopo gliela resa. Stessa situazione, mai a metà stagione. E un certo tanto auspicato polso di ferro da Jean Todt aveva uno che era talmente più scarso di Schumacher, talmente più scarso, però tutta la stampa è insorta, e Umberto Zappelloni era direttore in Gazzetta, è insorto anche lui, quando in Austria a 7 Gran Premi dalla fine con 150 punti di vantaggio ha detto Barrichello fai passare Schumacher. Te lo ricordate? Assolutamente, lì era un eccesso. È insorta tutta la stampa. Quindi ha ragione quando dice ha preso devono anche partire un milione di euro di multa la Ferrari. Bravo, e la gente ha la memoria corta, ma io no. Devono partire alla pari. Poi è la pista, è il momento che deciderà automaticamente. Ho capito, ma se poi la chi pista diventa il numero ma due? No, Oscar, se la pista ti dà i risultati del Brasile, che cosa chi è il numero uno, chi è il numero due? Il Brasile è stato un incidente, secondo te? No, è stato una resa dei conti. È una resa dei conti. Che viene esatto. da ciò che viene da, esatto. da prima di Monza, da prima di Spa, una resa di conti. È per quello che dentro alla squadra manca forse una persona che gestisca quella situazione, no, una persona che dica, una persona che quando arriva al box sì, ma non c'è bisogno di quello sopra Binotto e gli dice io ti do 40 milioni primo perché la Ferrari ti dà 40 milioni, quindi in funzione dei suoi risultati, ma te li do per fare quello che dico io, non per fare quello che decidi tu come una checca isterica. Tutto lì è stato non un incidente di gara, un regolamento di conti, e fa ridere che il presidente galattico, l'unico che potrebbe imporre delle cose a Binotto stesso, ha detto sono molto deluso e molto arrabbiato. Va bene. Va bene, meno sentiamo male. Sabino, abbiamo pochissimo. Sotto l'occhio del ciclone c'è Vettel, però anche Leclerc quando va a fare il suo... No, sono entrambi sotto l'occhio del ciclone, non c'è solo Vettel. Però ad esempio anche a Monza quando doveva tirare Vettel non l'ha tirato. Assolutamente. Quindi, il problema è tutto a monte. È un regolamento di conti, non incidente di gara. Il polso fermo deve vedersi subito. Tu fai così perché lo dico io. Questo io ti ho chiesto chi mandiamo alla Ferrari. Non esiste sulla faccia della Terra. Non è vero, io l'ho detto. Sono l'unica che ha avuto il coraggio di dire una persona. E avevi detto Frédéric Vasseur. Ma lui l'ha subito. Non si esona, figurati se esonerò Binotto. Io non ho detto che bisogna esonerare Binotto. Ho solo detto che Binotto ha un ruolo e Fred potrebbe averne un altro. Perché ha l'esperienza, perché ha le capacità anche di avere a che fare con i piloti potrebbe essere. Non pochi erano d'accordo con te, Marco? Sicuramente io non sono in grado di dare alla Ferrari questo nome. Penso che la Ferrari sia molto più in grado di decidere una persona, però deve comunque fare questa riflessione, altrimenti si ritrova esattamente nello stesso problema di quest'anno. Oltretutto ha una questione abbastanza delicata, perché un Vettel super pagato e onestamente tra i due piloti un Leclerc che rappresenta il futuro, quindi se dovessimo scegliere tra Vettel e Leclerc penso che nessuno per un futuro in Ferrari riscelga Vettel, quindi la situazione l'anno prossimo deve essere stabilita, ma probabilmente già da Abu Dhabi, non da gennaio. Non devono passare l'inverno e dopo svegliarsi a gennaio e dire adesso cosa facciamo, dovrebbero deciderla già ad Abu Dhabi e concentrarsi sulla macchina e andare come una lama di coltello per cercare di portare a casa il mondiale 2020. Altrimenti... Maximilian, tu che cosa ne pensi? Io dico che
io tengo un po' di più per Leclerc in questo momento, perché comunque è un ragazzino che ha dimostrato di avere un talento della Madonna, e appunto perché ha vinto 4 titoli mondiali non puoi fare delle cavolate come hai fatto quest'anno, e quindi lascia andare il più giovane e basta. Poi se si sono scontrati è giusto avere un capotecnico, ma è incredibile. Io mi ricordo all'ultima, il Brasile non l'ho visto, ho visto quella prima e tutte, le ho viste tutte a parte il Brasile, e io mi ricordo che comunque Leclerc era davanti in campionato Vettel. Ancora? Ancora. È ancora davanti. Di cosa parliamo? Se vuoi vincere, vinci con chi è davanti, basta. Questo è il pensiero di Maximilian, e proprio con Maximilian ripartiremo appena dopo un attimo di pubblicità. Abbiamo passioni diverse, quelle di milioni di tifosi. Abbiamo una formazione unica nel suo genere. Abbiamo i colori di una notte stellata e del fuoco che arde. Siamo una squadra con un'energia unica. Unisciti a noi. Scegli A2A Energia. Passioni diverse, un'unica energia. A2A Energia, official energy partner di Inter e Milan. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Fischio d'inizio alle 18, filo diretto con i vostri messaggi e le vostre telefonate, con le anticipazioni e le indiscrezioni della giornata. Alle 19.40 il nostro Nova Stadio TG, con tutte le informazioni e le ultime notizie. E alle 19.50 Nova Stadio Sprint, l'approfondimento quotidiano con gli esperti in studio e i social sempre attivi. Nova Stadio, il calcio a modo nostro, il calcio come piace a te. E siamo nuovamente qui, sì, con lui, con Maximilian, ma prima volevo fare intervenire voi, Maximilian, mentre Maximilian ha la bocca piena di patatine, per fargli deglutire le patatine, andiamo a sentire qualche vostro intervento, a leggere qualche vostro intervento. La persona giusta per la Ferrari era, arriva bene, arrivare alla fine di stagione avendo il pensiero che forse lui era la persona giusta è veramente il colmo. Ricordiamoci che arriva bene voleva Raikkonen però l'anno scorso. Sì, certamente, la persona giusta per la Ferrari era arriva bene, un po' rude, un po' guascone, uno non troppo per bene che poteva prenderli per il Bavero. Questo è il pensiero di uno di voi che non si firma. Poi, vedi che i nomi escono, Oscar, solo Oscar non vuol fare il nome. No, non sono i tuoi. Tu dici a me, Briatore per la Ferrari. Sì. Briatore per la Ferrari, punto piloti Leclerc. Che è Grosjean per i piloti, va bene, anche questo è un pensiero. Vediamo, per l'anno 2020 ci sarà sempre davanti Vettel,
e come aiuto Leclerc, Marino da Paderno. Va bene, Marino. Che bella questa foto che hai dietro. Se tu la pensi così. Poi abbiamo, mettiamo Pasquale Latuneddu, questo è Davide. Pasquale Latuneddu, che fine ha fatto? Chi di voi sa dove è andato a finire il braccio destro di Eccleston? Nessuno. Allora, forse lavora ancora con Eccleston, non so. No. Poi c'è qualcuno che dice, ma ben vengono i contatti come in Brasile, è sport, sì, fino a un certo punto, perché hai buttato via due macchine, hai buttato via una marea di punti, un terzo posto sicuramente, e non è questo sport, certamente, mentre i tuoi avversari vincono e incassano i titoli. Abbiamo, a memoria, Suzuka non era l'ultima gara, solo vincendo Ayrton poteva tentare di vincere il mondiale, questa è la risposta forse sì, era la penultima, c'è stato Oscar di Max. Poi passare uno. Mandiamo Oscar Berselli in Ferrari. Oh, Fabrizio da Monza, basta. Lui voleva sentirsi no, per l'amor sì, sì, incoronato da voi nuovo DS di della Dio. Ferrari. Bene, vedete la foto alle mie spalle? Andiamo sulla foto alle mie spalle perché è veramente bella. Ecco il momento di grande gioia nella stagione, non tanto perché ha una bella ragazza della Pata accanto a sé, ma perché ha in mano il risultato di un'intera stagione. Ce la vuoi raccontare questa stagione, Maximilian? Beh, incredibile, incredibile, perché l'ultima volta che sono venuto qui ero un po'... No. Un po' giù di morale, sì, giù, sì, sì, sì. Mi dicevi che forse mancava qualche soldo per poter fare tutte le gare. Quello non è arrivato, speriamo che arrivi l'anno prossimo. Però ce l'hai fatta lo stesso. Siamo qui, però ce la facciamo. E ce l'abbiamo fatta, la squadra si è impegnata tanto e il risultato si è visto. Certo. Dopo Misano che ho fatto una super cavolata, che mi sono fatto realmente fregare all'ultima curva, e è cambiata tanto l'idea e durante i test dopo Misano ho fatto una grandissima caduta. Sì, e qui vediamo i tuoi festeggiamenti. Qui, sì, perché poi te la racconto. In realtà lì non avevo ancora, sì, lì avevo capito perché c'era scritto P1, perché fino a rientro ai box, ma non a rientro ai box della gara, a rientro ai box del dopo il podio, perché sono arrivato secondo. Sono arrivato secondo all'ultima gara e fino all'ultimo non riuscivamo a capire quei punti se avevo vinto il campionato. Se avevi vinto o meno. E allora quando sono rientrato e ho visto la tabella P1 ho detto, oh cavolo, finalmente ho vinto. E la cosa che mi ha cambiato veramente tantissimo quest'anno è stata la caduta nei test. Quando sono caduto è stata la prima caduta, diciamo, veloce di questi tre anni. Cioè voi quando cadete rimanete dove vi fermate? No, sì, rotoliamo e poi... Sì, qualcuno verrà a prendermi. Qualcuno mi verrà a prendere, sì, esatto. Mamma mia. Però nella caduta ho capito realmente la moto, come si comporta, e che il limite della moto, che è veramente alto di quello che pensavo, nel senso che ne avevo ancora tanto, ma soprattutto il livello di qualità delle nostre protezioni. Della tuta, dell'airbag, della tuta Virkos e dell'airbag. Tanto possiamo mandare le foto, abbiamo una sequenza fotografica, sì, proprio. Eccola qua. La tuta di quest'anno, che sì, è uguale a quella del mondiale della MotoGP e della Superbike. Ah. Quando sono caduto e ho detto a cavolo, non sembrava neanche di aver caduto. Cioè, lì mi ha fatto fare un click mentale che ho detto a posto, allora hai acquisito fiducia, esatto, nel mezzo e in te stesso. Nel mezzo sicuramente e in me stesso, ma e soprattutto devo ringraziare tantissimo i miei meccanici che mi hanno fatto da psicologi. Qui con chi sei? Fratello, qui e il resto della compagnia. Sì, torniamo alla immagine precedente, ecco questa. Mio fratello e mio papà e la mia fidanzata di quel momento lì. Ho capito, è la fidanzata di tuo fratello. È l'ombrellina. Ah, è l'ombrellina. Loro sono quelli che ti hanno sostenuto e che ti continuano... La fidanzata di quel momento perché lì. Cambia lì? Una fidanzata a gara. Cambiamo argomento. Cambiamo argomento. Posso dirti, siamo in due a cambiarlo. Ecco, come diceva Filisetti. Se ti arriva un messaggio a Filisetti. Va bene. È una situazione in sospeso, chiamiamola così. Sì. I miei due meccanici. Uno soprattutto, Chex e Ale a Manicur nell'ultima gara dell'internazionale, mm-hmm,
e mi hanno veramente cambiato psicologicamente, perché ero entrato in un loop di dire un po' per i soldi mancanti, un po' per i risultati, un po' per un po' tutta la vita, no? Mm-hmm. Ero entrato in un loop dove dicevo, cavolo, corro sì, mi diverto, ma non mi sto divertendo. Loro mi hanno realmente cambiato questa testa, insieme anche a Gabri che è qui, e mi hanno veramente cambiato, mi hanno fatto fare un click, tant'è vero che sia a Magny-Cours, che era l'ultima gara in internazionale, ma soprattutto all'ultima gara a Vallelunga dove ho fatto secondo, sì, sono riuscito ad abbassare 8 secondi rispetto a... Oscar, ti sentono a casa, è inutile. Sono riuscito ad abbassare 8 secondi rispetto all'anno scorso. Uh-huh. 8 secondi sulla moto è veramente... È qualcosa... E anch'io, quando ho finito la gara, ho detto, cavolo, finalmente mi sto divertendo e finalmente sono tornato ad essere quello che ero. Infatti il risultato è venuto. Il risultato è venuto anche perché il mio compagno di squadra purtroppo si è fatto male a Magny-Cours, si è rotto il bacifemore. Clavicola, insomma, ha fatto un bel danno. Mm-hmm. E vabbè, insomma, quindi bisogna anche rimanere in piedi sulla moto, perché nella vita normale in piedi no, però sulla moto sì. Ma non è straordinario un atleta straordinario così. Io volevo chiederti appunto, quando mi ha sentito, volevo, perché quando mi hai detto 8 secondi per noi è difficile da capire, fra di voi, cioè a livello di chi vince, da protagonisti, i distacchi cosa sono nell'ordine normale? Sono chiaro che cambiano da pista a pista, però siamo abituati a 2 decimi, sei 3 fili indietro, ecco. 2 decimi no, però dal primo al secondo, beh, l'ultima gara dal primo al secondo avevano... In prova dico, In prova no, in come prova prestazioni? In prova i primi 6, i primi 5 di categoria 600 siamo in 3 secondi, 4, 5, 5 secondi al massimo, qui che non è tantissimo, perché alla fine il nostro grosso problema rispetto a chi vedete in televisione è che noi non facciamo libere, noi abbiamo un turno di prove libere, 2 qualifiche, la gara, quindi... Se tu sbagli in un turno, se cadi in un turno, hai buttato via il weekend, cioè è un po' più complicato. Sì, la federazione credo che l'anno prossimo, finalmente spero, abbia dato una possibilità in più per allenarci prima delle gare, e questo porta 1 sicurezza, 2 divertimento di più per tutti, anche per chi guarda, perché se no... È complicato. No, Max, quello volevo capire prima quando borbottavo, sì, sì, perché mi dicevo, cavolo, questo qui ha resettato il cervello, si è calmato, sì, ha tirato il sospirone, ha tolto 8 secondi, sì, sono sì, rimasto sì, un po' così, quello che volevo intervenire. La grande differenza è che, è che sono tornato a divertirmi senza pensare al risultato. Ecco. A Magny-Cours, cioè l'ultima gara del campionato internazionale, che sono arrivato terzo, alla fine anche lì era buona, siamo partiti con le gomme da asciutto e stava iniziando a piovere. Le abbiamo fatte tutte quest'anno, sì. Di 6 gare, 5 le abbiamo fatte. Abbiamo delle immagini di te sull'acqua. Sì. Vabbè, ma anche perché ha sempre piovuto. E l'ultima gara a Vallelunga c'era il sole, ma il resto è sempre stato un misto. E a Magny-Cours l'ultima gara ha iniziato a piovere, noi avevamo le slick e i miei meccanici hanno detto, ecco, adesso Max va in paranoia. Uh-huh. E invece convinto gli ho detto no, lascia le slick che vinco. A dirti. Infatti sono andato realmente forte, hanno dato bandiera rossa che ero secondo, siamo ripartiti con le rain, siamo tornati, abbiamo certo, cambiato le gomme. Quando avevo sulle rain ho detto no, io adesso questa gara la vinco, il problema è che ha iniziato a piovere tanto e nel giro di formazione sono caduto in 3-4. Ah. E quindi hanno cancellato la gara con i regolamenti dell'anno scorso. Al giro prima, sì. Sì, con i regolamenti dell'anno scorso. La classifica al giro prima. Questa è una gran cavolata per tutti, perché se uno sta in piedi deve essere premiato. Certo. Speriamo che l'anno prossimo cambino questa regola. Perché in Superbike l'hanno cambiata. Senti, se tu danno bandiera rossa sei al settore precedente ed è giusto. Però va bene, quest'anno ci siamo veramente divertiti e l'anno prossimo bisogna assolutamente... Campione! Come stai campione impostando il 2020? Allora, come sarà il 2020 di Maximilia? Diciamolo soprattutto alla Pata che ti sta ascoltando. esatto. No, Remo Gobbi e Daniele, certo, sono stati felicissimi in fiera in ECMA. Anche perché, detto e scherzando, sono l'unico che ha vinto
del complessivo, sì. Perché ha vinto anche Krumenacker, sì. Ma in Supersport però era più Caricasulo e Spata, quindi sì. Non è che c'eravamo in tanti. Chi ha portato a casa il titolo sei stato tu. Esatto, eh? Esatto. E quindi è stato molto 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 contento. L'anno prossimo stiamo lavorando per capire bene cosa fare, sicuramente l'internazionale, perché sarà forse più lungo, speriamo, anche di gare. Saranno sicuramente due gare in Spagna, dove io mi trovo molto bene, e vediamo se fare anche il campionato italiano. Ci sono tante cose in mezzo. La cosa eccezionale che ha fatto il team, come, non dico regalo, ma come cosa nuova, abbiamo realizzato, prima avevamo un camion patente C, un camion, adesso finalmente abbiamo il bilico come tutti i team, e questo bilico lo stiamo realizzando totalmente per disabili, quindi noi entriamo, ci facciamo la doccia, ci facciamo da mangiare, bello, bello, facciamo bello, un briefing, bello, bello. E dormiamo. Insomma, è molto, per noi è sicuramente comodo perché siamo in pista, ma anche per chi guarda è realmente bello, perché non ci ha mai pensato nessuno, e facciamo realmente i piloti oltre a pubblicizzarci come i piloti veri, quindi bello. E niente, cosa dire? Remo, Daniele, Esatto. A questo ragazzo sono mancate le gambe ad un certo punto nella vita, ma i maroni sono rimasti intatti, vero? E li ha messi in pista quest'anno, c'è alla una grande. Signorina, ma insomma. si sta grandendo. Sì. No, però è incredibile anche come... Anzi, due le ragioni. Scusa. Beh sì, ci siamo un po' spinti oltre, però l'ultima la capacità l'hai dimostrata. L'ultima gara abbiamo dato il tutto per tutto, ma veramente tutto, anche la moto a livello anche di elettronica, di sospensioni, hanno lavorato un sacco e infatti si è visto. E la cosa carina è che sì, anche questo video qui è bello perché volevano farmi la foto e poi mi hanno lavato di spumante, certamente. E la cosa incredibile è la moto quando è messa bene e quando hai delle persone serie che ti stanno dietro, certo, è un piacere guidarla ed è un piacere usarla. E tu sei seguito da ragazzi giovani. Incredibile è la tua testa, sì, la tua passione, il tuo cuore, certo. Non la moto, perché una cosa così se me l'avessero raccontata, che senza essere a conoscenza di, certo, cosa ha fatto, avrei detto ma va, assolutamente. È incredibile per noi pensare che uno... E in effetti anche da casa sentono proprio questa... scherzi. Questo peso, guarda qui, tra i messaggi che stanno, Max, hai fatto vedere l'Italia intera prima di essere un uomo. Poi un pilota, questo è il pensiero che hai suscitato a chi ci sta seguendo da casa. C'è anche da dire che per me, ma come per tutti i miei, chiamiamo colleghi, compagni, sì, di squadra o compagni di campionato, per noi correre in moto è come non sentire di essere così. E di avere una disabilità. Di avere un problema, certo, o certo, qualsiasi altra, certo, cosa. Io credo che io posso parlare, credo, a nome di tutti quelli che sono paraplegici o in carrozzina come me, che di camminare a noi non è che ci importi tanto, di solito non ci importa una sega, però vabbè, certo, so che siamo in trasmissione, però per far capire bene è così, noi di camminare non ci interessa tanto, ma di andare in moto è la nostra vita, perché poi quando sei in moto sei libero, sei, sì, libero, e quando finisci di correre in moto, quando vivi il paddock, quando stai in pista 3 giorni, 4 giorni con chi ti vuole bene e con chi crede in te, è un'emozione incredibile. Poi se vinci è meglio. Assolutamente sì. E a questa fidanzata cosa gli diciamo? Ancora una parola per la fidanzata. Bene, andiamo. Sì? No, ma adesso che hai vinto, troverai un'altra. Ma non è il trovarla. La fidanzata è un momento di. Che stand by, sta male. È in vacanza. Non lo so, sta male, in vacanza non c'è. E non c'è. Festeggia, non c'è, il tuo mondiale. Festeggiamo, va bene, il tuo italiano. Italiano, e quel che sarà sarà. Non ho problemi di fidanzate. Ok, benissimo. La fidanzata è nei box, la numero 88, esatto, l'abbiamo vista prima. A questo punto. La fidanzata era nel box quando c'era. A questo punto andiamo in pubblicità, ci ritroveremo fra pochissimo. Adesso non c'è, quindi. Altai Ladri
È arrivato Eco 3 Top. Quando la sicurezza è indispensabile per la protezione della tua casa e la serenità dei tuoi cari, Eco 3 Top, il geniale e rivoluzionario cancelletto di sicurezza per la tua casa. Sicuro, inattaccabile, elegante, confortevole, certificato in classe 3, anti-effrazione. Eco 3 Top è sicuro, con una costruzione geniale e rivoluzionaria, con ampi spazi fra le ante e il telaio, dove è praticamente impossibile ogni tipo di effrazione con leve o piede di porco, con serratura a doppio pistone, avente corsa 35 mm e 18 mm di diametro antitaglio, con cerniera a scomparsa completamente incassata nell'anta e nel telaio perimetrale, con snodo brevettato incassato nel telaio per una maggiore sicurezza ed eleganza, ineguagliabile. Eco 3 Top è inattaccabile e unico. Dotato anche di un rivoluzionario impianto d'allarme, eviterà ogni tipo di effrazione da taglio o sfondamento, segnalando ogni tentativo di scasso e anche l'eventuale mancata chiusura della serratura. Una doppia sicurezza, cancelletto e impianto d'allarme insieme. Due mezzi di difesa estremamente affidabili, in un unico sistema di sicurezza, al prezzo di uno. Perché spendere il doppio? Eco 3 Top è elegante, realizzato con un design semplice e piacevole, non ostacola eccessivamente il passaggio di luce. Oltre alla massima sicurezza e resistenza, dona anche eleganza alla vostra casa. Eco 3 Top è confortevole. Grazie alla zanzariera integrata in uno spazio ridotto di soli 70 mm, aumenterà il comfort della vostra casa, difendendovi anche da insetti e zanzare. Eco 3 Top è economico, ad un prezzo sbalorditivo. Con un prezzo estremamente conveniente, vi permetterà di proteggere la vostra casa con la massima sicurezza ad un prezzo accessibile, pari a quello di un comune cancelletto privo di certificazione e garanzia. Perché Eco 3 Top è molto più di un semplice cancelletto. La sua tecnologia d'avanguardia, unita ad uno straordinario impianto d'allarme di ultima generazione, sono un sistema di difesa estremamente affidabile. Una doppia sicurezza al prezzo di una. Perché spendere il doppio? Con Eco 3 Top, la sicurezza per la vostra casa non è più un lusso. Contattateci per informazioni, per un preventivo gratuito o venite a trovarci nei nostri showroom, dove vi renderete conto che con Ferrinox la sicurezza è di casa. Con Eco 3 Top, doppiamente sicuri, doppiamente soddisfatti. Al fuoco, cremoso e al peperoncino, un vero peccato di gola. Pal fuoco, tutto il gusto di Palzola con in più la vivacità del peperoncino. Prima di non mettere le foto. Eccoci nuovamente insieme, vedete alle mie spalle una foto che è quella che sostanzialmente sottolinea il fatto che Bonanomi e Gigi Pirollo hanno firmato per fare il Rally di Monza insieme ancora come equipaggio. L'anno scorso arrivarono secondi alle spalle di Valentino per un errore fatto proprio da Marco Bonanomi nell'ultima speciale, un errore che lui stesso ha definito stupido, veramente. Aveva il rally in mano e se lo è lasciato sfuggire per quell'errore. È quasi tutto pronto a Monza per disputare il rally che, come sapete, vedrà le prove libere giovedì prossimo, prove libere al termine delle quali Gigi Pirollo sarà con noi per parlare di rally a livello mondiale, per parlare della stagione italiana e poi naturalmente per entrare insieme a tutti voi nel contesto del Monza Rally edizione 2019. Sabino De Castro, tu la farai, lo farai il Monza Rally quest'anno? No, quest'anno no, perché sarò sempre, cioè non ho mai, nel senso, è un obiettivo del futuro fare il rally, però quest'anno tornerò ancora in America in giro di 15 giorni per correre a Sebring nella 24 ore Classic. Ah! Che due settimane fa ho corso Daytona, tornato e adesso riparto. Quindi, allora, da quando hai vinto il campionato italiano, a proposito, la tua stagione, noi abbiamo raccolto un po' di immagini. Sì, la mia stagione è iniziata... Che descrivono il tuo campionato. Diciamo che è un po' di anni che faccio il Giro Italiano.
l'ho vinto nel 2017, quest'anno era ufficiale GT4, quindi con questa splendida Porsche. Sì, la Porsche Cayman delle B-Motors col kit MR, come l'Europeo GT4, ormai è una categoria a livello internazionale. Diciamo che quest'anno la C-Sport ha creduto molto nella GT4 e nella GT3, che ormai è da anni insediata nel campionato. Quindi abbiamo fatto una coppia io e Simone Riccitelli, che è figlio che di poi Luca, è un altro pilota giovanissimo. Esatto, quanti anni ha Simone? 16 anni. 16 anni. Figlio di Luca Riccitelli, che era un ex pilota ufficiale Porsche. Quindi devo dire che Simone si è comportato molto bene, anche perché suo asciutto ai tempi erano molto simili. Chiaro, ovviamente poi, avendo meno esperienza in gara, qualcosa nel tempo sicuramente farà dei passi avanti. Comunque avere 16 anni e riuscire comunque a stare lì nella categoria è già un grande passo avanti. Siamo partiti subito pronti via alla grande a Vallelunga, vincendo le prime due gare. Poi a Imola c'è stato vari piccoli problemini, abbiamo fatto solo un podio e poi da lì siamo riusciti comunque ad andare sempre a podio. È stata una bella sfida con la BMW M4 del team ufficiale di Ravaglia. E diciamo che eravamo arrivati a Monza con 5 punti di differenza, noi in vantaggio, e quindi diciamo era abbastanza tesa il finale di Monza. Fortunatamente siamo riusciti ad andare bene, quindi andare sempre entrambe le due volte a podio, e siamo riusciti a portare a casa il campionato. Quindi sicuramente una bella soddisfazione portare ancora avanti, vincere ancora comunque in tre anni due campionati italiani. E adesso vedremo il prossimo anno. È chiaro, mi piacerebbe passare alla GT3, però sappiamo benissimo che le situazioni attuali per passare alla GT3 sono impegnative. È una questione economica. È una questione economica, sì. Poi comunque la GT3, per andare forte con la GT3, come per andare forte con la GT4, devi usarle parecchio queste vetture. Sarei già contento di riuscire a difendere il titolo in GT4 e magari aggiungendo anche il campionato Endurance. Quando Savino corre nel Tempio, la curva più eccitante? Ma allora, devo dire, Monza sono affezionato perché abito vicino, però diciamo prediligo di più le piste guidate. È chiaro che Monza ha un fascino particolare, perché la velocità è un fascino particolare. Mi piace molto la parabolica, perché comunque se esci male da lì ti porti via, se non esci veloce, comunque tutto il rettilineo perdi chilometri all'ora che equivalgono a decimi. Tu sei uno di quei ragazzi che è riuscito a trasformare la propria passione in una professione, vero? Sì, allora io sono laureato in architettura, però da quando ho 3 anni, quando correva mio padre, ero sempre in pista, e da lì, quando ho finito l'architettura, ho deciso di aprire una scuola karting insieme alla Birel, infatti la Karting School Birel Art, dove porto avanti dei giovani, chiaramente con la scuola, e cercare di inserirli nell'ambito agonistico. Marco, era lui a Lodi che preparava Dobbiamo dire i kart. Grazie a Sabino, perché senza Sabino penso che non si poteva realizzare quella bellissima manifestazione a Lodi, e contiamo sul suo appoggio anche per altre manifestazioni che faremo. Probabilmente Monza e Milano sono le location calde che abbiamo. Ecco, abbiamo visto una Porsche passare su una pista di Daytona, vero? Sì, eccola lì. Settimane fa è un cliente che seguo ormai da anni come istruttore, perché sono sia istruttore auto che kart, quindi da un po' di anni che facciamo qualche gara insieme. Quest'anno ho voluto, diciamo, fare il salto nel oltreoceano, e siamo andati a fare la 24 ore classic, che è un campionato americano che come format segue la 24 ore storica del Le Mans. Quindi è diviso in categorie in base agli anni, e le gare sono praticamente una 4 ore divisa nelle 24 ore, quindi provi tutte le, diciamo, le ore, l'alba, la notte o comunque momenti della giornata. Ecco, è andata bene perché siamo arrivati secondi su 14 nella nostra categoria e settimi su 33 nella gara. Ecco,
diciamo che gli americani hanno un modo un po' particolare di guidare, per esempio come noi in Italia continuiamo a scaldare le gomme nel giro di lancio, loro non scaldano niente e poi la prima curva quel che succede succede, sì, trovi uno davanti, uno nell'erba, quindi hanno un po' particolare. È chiaro che Daytona ha un fascino particolare, il banking è, diciamo che ha un fascino, pronti via subito ti lascia un po' perplesso, come dire spy radio on, sono quelle curve che la prima, certo, volta che le fai rimani un po' sbalordito. E poi anche le velocità, perché comunque anche Monza si va forte, ma con la GT3 Cup ho toccato i 2,92, però, quindi sono velocità importanti. Adesso vedremo Sebring, che è un aeroporto, un ex aeroporto, quindi non ha mai rifatto l'asfalto, quindi cinque tipi di asfalto. Sì, esatto, cinque tipi di asfalto, infatti la macchina deve essere assettata molto morbida, e vedremo un attimino come andrà. C'è un entry list come Daytona di 275 macchine in totale nell'evento, certo, quindi vedremo. Faremo sia in questa gara di Sebring, siamo iscritti sia come gare sprint che come 24 ore classic, che in quel caso è 12 ore. Complimenti. Grazie. Ritorniamo per un attimo sul rally, Marco, perché ci hai portato tu sostanzialmente la notizia che Buonanomi si ripete, li hai seguiti io molto da vicino l'anno scorso e quest'anno li seguirò anche quest'anno. Sono molto contento che Marco partecipa, penso che quest'anno, salvo notizie dell'ultimo momento, sia veramente la figura di riferimento per quanto riguarda il pistaiolo, cioè quello che si contrappone agli esperti rallisti che ci saranno anche del mondiale, e sicuramente quello che mi sento di dire nei confronti di Marco che sarà battaglia vera fino all'ultimo metro e anche di più, visto che per poco ci è sfuggito l'anno scorso e l'anno precedente la vittoria. Certo. Impegno massimo. Le WRC mancheranno quest'anno, saranno altrettanto spettacolari le R5, che sappiamo sono comunque macchine da 300 cavalli, no? Certo, allora l'abbiamo già visto un po' l'anno scorso che le R5 hanno dato molto spettacolo e si sono avvicinate tantissimo a livello di prestazioni assolute. Il fatto che ci siano solo R5 vuol dire che ci saranno un'infinità di macchine e ci sarà battaglia vera, perché comunque i livelli a livello di vetture dovrebbero comunque livellarsi un attimo e quindi permettere di avere distacchi sempre più ravvicinati. Soprattutto sarà molto bello e interessante le Grand Prix, quindi le prove lunghe. Io non penso che sentiremo la mancanza delle WRC una volta che vedremo questo serpentone di R5 in pista. È sempre bello vedere delle vetture competitive, questo lo ammetto. Bene, e noi abbiamo preparato anche un servizio che vi mandiamo immediatamente. Sarà la coppia formata da Marco Buonanomi e Gigi Pirollo a cercare di battere i protagonisti di casa Hyundai, Andreas Mikkelsen e Dani Sordo. Lo scorso anno Marco Buonanomi tenne testa a Valentino Rossi per tutte e 9 le prove speciali, nonostante l'inferiorità tecnica. Solamente un errore commesso nell'ultima prova speciale consentì a Valentino di salire il gradino più alto del podio. Così Marco Buonanomi e Gigi Pirollo hanno dovuto attendere un anno per avere la rivincita nel Monza Rally, una sfida lanciata ai due protagonisti del Mondiale 2019, e sembra che non siano gli unici, perché dall'ufficio sportivo del Tempio della Velocità si sta lavorando per arricchire la schiera dei pretendenti al Monza Rally.
Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Pamplona è perduta. Faremo tutto il possibile, ma il resto è nelle mani di Dio. E che la tua passione bruci sempre luminosa. E in questo tempo del Signore, tu possa incendiare il mondo intero. DVD disponibile in tutte le librerie. Librerie San Paolo e Paoline e su www.sanpaolostore.it. Cronache, dibattiti, la Serie A, le coppe, la nazionale e il calciomercato. Nova Stadio, il vostro appuntamento con il calcio. In studio i campioni del passato, i migliori opinionisti e i tifosi più appassionati. Commenti via social e telefonate anche quest'anno. Scendi in campo con noi. Nova Stadio, il calcio a modo nostro, il calcio come piace a te. Allora, siamo ritornati in diretta e naturalmente arrivano messaggi anche su Rally. Un'opportunità per Claudia, l'anno prossimo correranno anche le donne. Claudia, faccio il navigatore, spacchiamo tutto. Ci sono, è una proposta di Luca. No, ma io voglio fare equipaggio femminile, io ho la mia Lilli, scusami ma non posso tradire. Una femmina che guida e un navigatore che gli legge le note. Ho capito, ma io la mia navigatrice storica era Lilli Armando. Stanno arrivando anche delle domande, ne ho scelte alcune, anche su Facebook, perché ci state seguendo su Facebook, su Instagram. Devo ringraziare Chiara perché lei veramente sta facendo un lavoro enorme per portare griglia sui social e di questo io la ringrazio. Però è arrivato il momento di dare degli appuntamenti e allora vorrei partire con un appuntamento di una gara che accadrà il 15 di dicembre, ma è veramente molto importante. Piro 4 Run, eccolo qui la locandina, il 15 dicembre, ci ritroviamo tutti dietro la tribuna della Parabolica a Monza alle 9.30 del mattino e correremo nel ricordo di Piro, Fabrizio Pirovano, in cambio di quello che vorremo ci verrà data una maglietta. Il ricavato di questa manifestazione andrà tutto alla ricerca contro il cancro all'ospedale Niguarda di Milano e questa è un'operazione che io sottolineerò in tutte le puntate che da qui mancano fino alla fine di griglia di partenza in diretta. Ve lo ricordate, Piro è stato nostro ospite, abbiamo trovato questo pezzettino, provate a vedere cos'era Fabrizio Pirovano, veramente una persona fantastica e un atleta formidabile. Scuola di guida veloce vuol dire dare gas in tutti i punti della pista? Sì, gli ho fatto vedere tutte le traiettorie e niente, sono stati tutti contenti, ci siamo divertiti e spero che ci saranno ancora di questi eventi. Ti hanno seguito in pista? Sì, sono stati tutti bravi. Ti sono stati dietro? Sì, mi aspettavo. Sei andato a metà gas. Sì. Ecco qui alcune delle immagini. Mentre, Piro, c'è anche un museo con dentro alcuni tuoi gioielli. Dentro in un box è stato proprio realizzato. Sì, cosa si può vedere? Io mi sono tenuto le mie Yamaha ufficiali che avevo. Mm-hmm. E ne ho sei.
più due Suzuki, e per l'occasione le ho prestate l'autodromo e hanno fatto questa specie di museo nel box. Quello che stiamo vedendo proprio in questo momento. Volevo lasciare anche le tutti i caschi, ma perché ce li ho di tutti gli anni, uh-huh. Soltanto che avevamo paura che qualcuno ce le fregasse. E così abbiamo deciso di caschi e le tutti di non lasciarle. E niente, volevo salutare i miei figli. E come no? Come Michela, si chiama? Michela, Francesca e Alessio. Ciao. Ecco, questo è proprio un minuto di Fabrizio Pirovano, ce lo ricordiamo tutti e ce lo portiamo tutti nel cuore. Beh, per il 16, 17, 18, 19, il quarto anno esatto consecutivo che si organizza questa marcia non competitiva per tutti coloro che vogliono passare un'ora e mezza in autodromo ricordando Piro e partecipando appunto a questa raccolta fondi per il Niguarda che ha cercato di aiutare Piro in tutti i modi, in tutte le maniere. Il 15 di dicembre, ve lo ricorderò anche la prossima settimana. Un altro appuntamento che volevo ricordarvi questa sera è, eccolo qui, l'appuntamento con il Ferrari Club che organizza la cena per il fine settimana, per questo fine settimana, per questo sabato, con tutti coloro che ci vogliono che vogliono partecipare. E lo ricordo, a Corte Bergamina a Castello di Pagazzano. Ferrari Club di Caprino Bergamasco. Un altro appuntamento a cui non possiamo mancare, invece, se il sabato sera andiamo a cena, la domenica comunque a che ora? Marco. Dalle 13.30 vi aspettiamo, dalle 13.30 inizia alle 14.10. Marco, Claudia ci saranno, Oscar ci sarà per vedere il Gran Premio. Oscar verrà per il panettone. Sì, penso. Dai, Oscar, vieni per me. Sì, vi aspettiamo perché sarà bellissimo, un bellissimo momento. Sono invitati, ripeto, tutti i Ferrari Club, quindi ci sarà un grande calore tifo per la rossa. E auspichiamo il meglio. Ma io al Gran Premio vado in religioso silenzio e mi concentro lì, come fa? Tu il religioso silenzio è una bestemmia. È una bestemmia vera. Ci sarà panettone, spumante per tutti, e naturalmente. Tu, Marto, non vieni? Si no. Entra gratuitamente, ce lo state chiedendo anche certo. Attraverso i vostri messaggi. Non c'è nulla da pagare. Dovete in Corso Venezia al numero 43, ricordo bene. Numero 43, Corso Venezia, sede dell'AC Milano. Sede dell'AC Milano. Benissimo, nel salone, come entrate trovate subito il salone, ci sarà questo grande schermo. È bello vivere un Gran Premio tutti insieme. È un'idea di Geronimo? È un'idea di tutta l'AC Milano, in particolare di Geronimo, e ringraziamo anche la Commissione Sportiva perché comunque ha sostenuto questa idea. Mi correva l'obbligo anche di ricordare che sabato scorso il Ferrari Club di Vedano Lambro ha premiato con la 19esima edizione del premio Brambilla proprio una delle figure più belle e importanti del motorsport italiano, un genio del motorsport da competizione, è proprio l'ingegner Giampaolo Dallara. Dovremmo avere anche delle immagini che ci ripropongono appunto questi momenti. È stata una bella festa, vero Oscar? È stata una cosa meravigliosa, commovente, e anche per chi non conosceva Dallara si è commosso sentendo i suoi aneddoti, le sue storie, i suoi ricordi, veramente... Pensate che speciale. Tutto era stato organizzato per il pomeriggio alle 15, poi improvvisamente l'ingegnere ha avuto dei problemi, quindi abbiamo dovuto spostare tutto alle 10 del mattino, e nonostante lo spostamento negli ultimi giorni la voce è corsa. Guardate, c'era anche Tino Brambilla, Cortino. C'era naturalmente il nostro Oscar, Gian Gentry, anche il... progettista, e guardate la sala davvero piena, poi si è tenuto un abbiamo fatto un po' griglia di partenza anche lì con i protagonisti di questa splendida festa organizzata dal Ferrari Club di Vedano Lambro, e alla fine c'è stata la consegna ufficiale con una standing ovation dopo aver visto che cosa è stata la Dallara negli anni. Questa è la consegna del premio, complimenti ancora. Su questa immagine andiamo in pubblicità, quando ritorniamo facciamo le domande su Facebook che avevo trovato e poi il podio dei nostri opinionisti.
È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Palzola piccante, non come il mio Giovanni, che di piccante anga proprio più niente. Palzola piccante, stagionato e stuzzicante, per veri intenditori. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere. In edicola soli 2,90€. Con il giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Linea d'ombra sbarca nei quartieri della nostra, della sua Milano. E sono 9 i municipi, 9 le tappe di questo tour. Vi diremo quello che funziona, ve lo faremo vedere, quello che non funziona, gli angoli bui, gli angoli invece belli, colorati, i progetti per il futuro. Il venerdì dalle 20:30 con i protagonisti in studio qui a parlarne, con voi da casa che potrete contribuire con i vostri messaggi, le segnalazioni e con il sindaco Sala, lui che ci guarderà o se ci guarderà. E poi alle 21:30 torna la politica, con il governo, l'opposizione, il lavoro, l'immigrazione, l'economia. Insomma, la solita linea d'ombra, quella che piace tanto a voi, ma che non piace a loro. Perché li critichiamo? Tutti, eh? Ci vediamo venerdì. Per un'ora devo sempre bloccare Oscar che si mette mi a parlare le cose, e allora andiamo a fare le richieste dei nostri telespettatori. Umberto, c'è Davide che ci dice la pista deve dimostrare chi è il più forte e non le strategie, e poi da quando sono arrivati i costruttori in Formula 1 l'hanno completamente rovinata, era meglio la Formula 1 fatta dagli assemblatori e le case devono solamente fornire i motori, come la pensi? Beh, però la Ferrari è un costruttore, non è un assemblatore, quindi questo è vero. Se lasci la Formula 1 in mano agli assemblatori, sinceramente perderesti tanto della Formula 1 di oggi, perché la Formula 1 di oggi gli assemblatori sono rimasti, mi sembra che sia una visione romantica, però che non sia aderente a come sono cambiate ormai le corse oggi, insomma. Anche perché in Formula 1 ormai la maggioranza sono costruttori, anche se non ce ne sono così tanti, ma Mercedes fa tutto, la Ferrari fa tutto. La Honda non fa tutto, la Honda fornisce un motore alla Red Bull in realtà, è sì, un assemblatore, certo, però insomma, togli Ferrari e Mercedes e ti rimarrebbe un po' poco forse. Assolutamente sì, però una volta avevamo la McLaren che era un assemblatore, andava bene. Beh, sai, la McLaren quest'anno ha fatto un buon campionato, Lotus. È ritornata, sì. Certo, poi hai l'epoca in cui la Tyrrell vinceva, la stessa Williams fino a 20 anni fa era una scuderia che vinceva, che ha dominato il campionato del mondo. È sempre stata la Formula 1 un po' a cicli, adesso c'è stato il periodo Mercedes, c'è stato prima il periodo Red Bull, prima ancora c'è stato il periodo Ferrari e prima ancora quello McLaren, perché non dimentichiamoci che ai tempi di Prost e Senna dominavano loro il campionato del mondo. Assolutamente sì. Sei pronto per darci il tuo podio di Abu Dhabi? Speriamo che finisca in rosso, quindi io direi Leclerc, Hamilton, Verstappen. Hamilton, Verstappen, Vettel e papà, ti facciamo tante congratulazioni, però come diceva Enzo Ferrari perderà qualche secondo per il terzo. Tre figli, devono fare una gran macchina l'anno prossimo, perché il secondo di handicap di Hamilton, no, di Vettel è vero. Claudia,
Allora, la mia sorpresa è questa, che è Chiara che è venuta con me al cinema a vedere 24 ore di Le Mans, è stato bellissimo. Questa arrivo imparata dalle tre Ford, ecco, io vorrei le due Ferrari imparata. Imparata le due Ferrari. Un pomo di Austria. Ma con Schumacher e Barrichello. Chi prima, chi secondo. Quasi imparata. Allora mi piacerebbe vedere, giustizia è fatta, Leclerc davanti e di fianco Vettel, leggermente indietro. E al terzo posto? E al terzo posto... L'As, così facciamo tre Ferrari. Sì, As, sì. No. Tre Ferrari. O un Alfa Romeo. Perché no, no, vorrei dire, ma no, magari Verstappen. Verstappen. Poi, Oscar, ultimo podio della stagione. Ricordo che la parata la Ferrari ce l'ha in casa loro. Quindi proprio che era fatta prima, il genio di Francolini partorì una P3, due P4, Eamon Bandini, Pars, Campiotti e Ghiquet, imparata, e loro, la Ford, quando hanno avuto la possibilità gli hanno reso la pariglia alle mani, però l'avevano subita in casa ad Aitona, tanto per essere il ciclo storico, assolutamente, con le più belle macchine della storia, perché per me le P4 è la più bella macchina della storia. Podio? Allora, Vettel, Hamilton, Verstappen. Vettel, Hamilton e Verstappen. Marco, allora, no, la P4 è, io dico, visto che saremo tutti lì a vederlo insieme, Vettel, Leclerc e Verstappen. E Verstappen. Ah, proprio dimenticate Hamilton. Basta. Sabino De Castro, grazie per essere stato con grazie, noi. Grazie per avermi dato. Vettel, Verstappen, Hamilton. Hamilton. E chiudiamo con Maximilian. Maximilian che dà appuntamento a tutti gli sportivi. Sì. Quando verrai premiato ufficialmente? Allora, ad oggi non si sa ancora, però io credo al 99% in fiera a Verona, al Motorbike Expo. Ah beh, fine gennaio. Fine gennaio, okay. Dove presenteremo anche il team ufficiale Yamaha GRT con me dentro, insieme ai piloti a carica Sulo e non lo so, vabbè. Lo vedremo in fiera. Ok. E il mio podio è... Il tuo podio è? Leclerc, Verstappen e il compagno di squadra di Verstappen, come si chiama? Albon. 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 Perché Vettel va addosso a Hamilton e... Ok, se finiamo così preparatevi, perché giovedì prossimo sarà un'altra puntata di fuoco e sarà la penultima in diretta per questa stagione. Poi vi stiamo preparando davvero un inverno interessantissimo. Quindi giovedì prossimo l'appuntamento con la penultima puntata in diretta di Griglia di Partenza. Grazie a tutti, buona serata.